consiglio aperto, iniziamo con l'appello. Grazie. All'avviso. Presente. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerquoni. Cerquoni? Ok. Ciancio. Integrate, eccomi, presente. Sentita. De Chiara. Presente. Di Egidio. Presente. Giannone. Presente. Giuliano. Presente. Gugliotta. Guido. Presente. Gunnella. Presente. La Zazzera. Non c'è l'audio, deve... Ah, sì, il microfono spento. Eccoci, grazie. Pompei. Presente. Principato. Buon pomeriggio, presente. Grazie. Rinaldi. Tosatti. Presente. Toti. Buon pomeriggio, presente. Tripputi. Presente. Vitrotti. Presente. Zitoli. Presente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon pomeriggio. 17 presenti. Grazie. Allora, nomino i scrutatori odierni, il consigliere Toti, il consigliere Bonfrei e il consigliere Giannone. Allora, prima di passare al primo punto all'ordine dei lavori, vi informo che al termine dei lavori previsti in data odierna verrà posta in votazione il requisito dell'urgenza per una mozione che è stata presentata a firma del consigliere Ciancio. Pertanto vi invito, diciamo, a rimanere, a non lasciare l'aula al termine dell'ordine dei lavori. Allora, vi ringrazio, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori, interrogazione numero 17 a firma dei consiglieri Giuliano e Carlone, avente ad oggetto richiesta di installazione di dissuasori di velocità in via Stefano Alberto. La parola all'interrogante. Prego. Sì, presento io, visto che, grazie. Sì, che il collega deve ancora arrivare. Sì, grazie. Prego. Allora, come solito, insomma, Fratelli d'Italia cerca di porre questioni dirimenti sul territorio, cercando appunto di contribuire all'intervento di alcuni settori che sono importanti per quanto riguarda anche la viabilità. E in questo caso parliamo appunto di una richiesta di dissuasori sulla via di Cinecittà Est, che è via Stefano Alberto. Perché? Perché comunque è una strada che ha molta percorribilità da parte appunto di diversi cittadini, quindi con diversi transiti in ambedue le direzioni. E poi abbiamo su quella strada, che comunque è molto larga e lunga, un mercato rionale, una scuola materna, e quindi, nonostante che ci sia il limite di velocità, che è di 40 km orari, ovviamente lì si transita ad una velocità superiore, vista anche la mancanza, come ho scritto, di un semaforo o di altre forme che possano rallentare la corsa. Ma soprattutto nei civici, appunto, 57, 59, 69, la stessa strada presenta una curva con ampio raggio che risulta pericolosa sia per i pedoni che per le autovetture in transito.
e in prossimità di questi numeri civici c'è anche, ci sono anche la collocazione di cassonetti per la raccolta dell'AMA e l'attraversamento pedonale, quindi risulta anche abbastanza pericoloso. Sono pervenute quindi a noi, come immagino anche ad altri, segnalazioni, no, di questa pericolosità, e c'è anche, a quanto mi hanno detto, una raccolta di firme proprio per cercare, tramite i dissuasori, di rallentare la velocità dei veicoli. Quindi chiediamo, come Fratelli d'Italia, all'assessore, che sicuramente avrà già in mente qualcosa, immagino, ma chiediamo su questo tipo di strada abbastanza, insomma, transitata, chiediamo appunto quali possono essere le azioni, no, da porre per rimedio, per limitare i rischi, e se sono appunto a conoscenza, ovviamente, del pericolo che emerge in questa strada. Quindi sono convinto che ci sarà appunto un'attenzione, però come è giusto che sia, invece che fare una mozione abbiamo preferito fare un'interrogazione, così sappiamo direttamente dall'assessore in questione se questa attenzione c'è e se c'è un intervento di questo tipo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. La parola all'assessore Vivace, che ne ha facoltà per 10 minuti. Prego, assessore. Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Intanto ringrazio il consiglio, ringrazio il consigliere e i consiglieri che hanno presentato questa interrogazione, perché vuol dire che seguono anche i lavori della giunta. Di questo ne sono contento. Via Stefano Berto, siamo a conoscenza delle problematiche di sicurezza stradale. La risposta è sì, la conosciamo, noi l'abbiamo ereditata come una via che aveva diverse difficoltà, aveva una vecchia ciclabile realizzata male, semidistrutta, a ridosso del parco, aveva un manto stradale di tutta la via completamente da rifare, e noi pian piano abbiamo lavorato per la progettazione e per la ricostruzione della ciclabile, come tutti avete visto. E abbiamo anche progettato il rifacimento stradale con profondità notevoli, perché là sotto, in alcuni punti, il sottofondo non era realizzato, ed abbiamo quindi rifatto anche il manto stradale. Dico sono contento perché, a dimostrazione della nostra attenzione per la sicurezza stradale, in particolare per le vie Stefano Berto, prima della pausa estiva ho portato in giunta, ho elaborato una direttiva, progettato una direttiva anche con gli uffici, e portato in giunta, votata favorevolmente, con oggetti proprio chiamati come oggetto la direttiva numero 20 del maggio scorso, con l'oggetto interventi finalizzati all'aumento della sicurezza stradale in via Stefano Berto e abbattimento delle barriere architettoniche, perché oltre a tutti i problemi stradali che ha spiegato bene il consigliere prima, vi abbiamo un altro problema molto grande del quadrante, che è quello proprio dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Lì la commissione sociale, in particolare il presidente Principato, mi aveva portato sul posto e porto all'attenzione della mancanza proprio di salite e discese di tutti quei marciapiedi. Io, per sintetizzare un po' tutto, se siete d'accordo, vi vado a leggere poi il contenuto, diciamo, della direttiva emanata agli uffici e alla polizia locale, e poi vi dico a che punto sta, insomma, ecco. Quindi quello che è stato chiesto in questa direttiva è di realizzare degli attraversamenti pedonali presenti sulla strada in bicomponente a freddo, stese a rullo, garantendone una lunga durata. Ecco, questo è stato già eseguito nel rifacimento stradale, nel rifacimento della segnaletica. Gli attraversamenti sono stati realizzati secondo la nuova diciamo modalità, che ne vede un aumento dei costi, è vero, ma anche una lunghissima durata, e quindi questo è stato già realizzato.
Inoltre si chiedeva di predisporre di appositi dissuasori ottici di velocità con l'obiettivo di rallentare la velocità del transito dei veicoli a beneficio della sicurezza degli utenti deboli della strada. Poi anche questa è stata già recepita, infatti ci sono nel rettilineo sono stati realizzati dei dissuasori ottici. Lì non è possibile mettere dei dissuasori rumorosi perché siamo vicini delle abitazioni e quindi la polizia locale ci ha chiesto di procedere con la segnale con i dissuasori ottici evitando quelli rumorosi, e questi sono stati fatti. Inoltre nella direttiva si impartiva al fine di garantire la visibilità di accesso e uscita di tutti gli incroci, esattamente i civici che raccontava prima il consigliere, e passi carrabili dei supercondomini, realizzare a ridosso degli stessi apposite isole di traffico con segnaletica orizzontale inzebrata, munite di dispositivi antisosta selvaggia. Che cosa vuol dire questo? I parcheggi a destra e a sinistra che vengono adoperati dalle macchine arrivano a ridosso e a volte anche un po' oltre i passi carrabili e gli svincoli delle varie vie che ci sono. Questo ovviamente ne rende difficilissimo l'uscita appunto da queste vie e da questi passi carrabili, e quindi noi vogliamo realizzare proprio degli impedimenti fisici per evitare la sosta selvaggia e garantire quindi la visibilità all'automobilista che esce da quegli svincoli e soprattutto al pedone. Inoltre si chiede di procedere al ripristino e alla manutenzione e o eventuale nuova installazione di appositi specchi parabolici per agevolare le manovre in prossimità degli incroci e passi carrabili e dove comunque la visibilità risulti scarsa. Perché un altro problema di via Stefano Berta è proprio questo. Questi svincoli a ridosso della strada non sono muniti, se non tutti, di appositi specchi per poter vedere se vengono delle automobili da qualche altra parte. Inoltre chiedevamo la predisposizione dell'abbattimento delle barriere architettoniche realizzando apposite rampe di salita e discesa dai marciapiedi lato edifici, non quello ciclabile, diciamo quello dall'altra parte, affinché i cittadini che hanno difficoltà di deambulazione possano raggiungere agevolmente il limitrofo mercato rionale e la nuova area pubblica di via Edoardo Martini. Noi stiamo lì realizzando delle opere, abbiamo già realizzato il campetto, abbiamo prima bonificato l'area, poi realizzato il campetto, adesso realizzeremo un'area giochi centrale, quindi questo sarà un ulteriore luogo visitato dai cittadini, e quindi auspichiamo che ci sia un maggiore afflusso di persone a piedi, e quindi dobbiamo assolutamente intervenire su questo quadrante secondo queste finalità. Quindi la giunta ne è consapevole, ha già dato gli indirizzi agli uffici su che cosa bisogna fare, ed è un approccio a 360 gradi. Siamo partiti con ricostruire il marciapiede lato parco, ridefinendo la ciclabile, mettendola in sicurezza con la fermata dell'autobus dove c'è la fontanella e quant'altro. Abbiamo chiesto e ottenuto il rifacimento anche della strada, adesso abbiamo chiesto tutte opere di sicurezza stradale, in particolare disciplinando i parcheggi che si trovano a destra e a sinistra, perché questo porterà ad una riduzione della carreggiata proprio per quanto riguarda la sua larghezza. Quello è la prima cosa da fare, altrimenti le macchine tendono sempre a correre e a superare. Quindi io spero di aver risposto in maniera esaustiva. Inoltre pubblica la direttiva appunto chiamata aumento sicurezza stradale in Stefano Berto, chiunque la può andare a scaricare e vedere a che punto sta. Abbiamo fatto i primi sopralluoghi con i vigili, è stato predisposto un ultimo sopralluogo tra uffici, i sopralluoghi li fanno l'ufficio tecnico strade con i vigili urbani, non è che ci vado io. Mancano gli ultimi sopralluoghi per definire le ultime cose, dopodiché i vigili devono emettere una disciplina di traffico che vedrà predisporre dal punto di vista proprio normativo tutte queste cose che ho chiesto di inserire, dopodiché l'ufficio tecnico con gli appalti in corso dovrà prevedere la sua realizzazione. I tempi al momento ovviamente non riusciamo a darli, c'è un po' di ritardo perché soprattutto questa è una delle prime direttive che ho portato a seguito della riapertura dei lavori in generale, e quindi i vigili stanno un po' correndo dietro tutte queste discipline da noi richieste, e arriveremo anche a fare questo. Bene, grazie Assessore, la parola all'interrogante, mi ha facoltà per 3 minuti, prego. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Non immaginavo ovviamente questa completezza, diciamo, di risposta, perché l'interrogazione, ecco, verteva più, ecco, sulla sicurezza,
stradale, ma prendo nota con piacere che chi ci ha sollecitato, comunque chi sta facendo questa raccolta firme, può stare più tranquillo, perché da quanto lei ha detto ovviamente è solo una questione di tempo, e immaginiamo che da dopo, insomma, durante il periodo più del lockdown e dopo, insomma, nel periodo di Covid che dove ci troviamo, tutte le operazioni risultano ovviamente più rallentate, e quindi necessiterà un po' più di tempo. Però posso dire, quindi, con soddisfazione, che perlomeno chi, insomma, vive in quel quadrante, visto anche che di fronte, insomma, alle abitazioni c'è anche un parco, diciamo, che viene curato direttamente, da quanto mi è stato detto, insomma, dagli stessi abitanti del quadrante, quindi possano stare tranquilli che vedranno nei prossimi mesi, insomma, un intervento conclusivo, completo, per una strada ovviamente che è importante, che collega, insomma, le due laterali del quartiere, e quindi è di forte transito. Come ho detto, anche essendo presente un mercato che comunque mi sembra molto frequentato, e anche quindi la presenza di una scuola. E ci teniamo soddisfatti per il semplice fatto che comunque sia c'è questa attenzione, che comunque Fratelli d'Italia ha contribuito con questa interrogazione a far sapere, insomma, lo stato dell'arte, e quindi per noi nel ruolo, diciamo, di opposizione ci fa piacere poter dare questo contributo. Quindi ci teniamo soddisfatti, sarà una questione di tempo, immaginiamo, insomma, che entro fine dell'anno possano vedere, insomma, una serie di interventi definitivi e completati. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Assessore, se vuole rispondere, ne ha facoltà per 3 minuti. Grazie mille, va bene così. Va bene, perfetto. Allora la congediamo, la ringrazio, assessore, e passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori. Un secondo. Allora, espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Sturmi, modifica dell'articolo 13 del regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 101 del 14 giugno del 94. La parola al relatore, prego. Posso, Presidente? Sono alzato la mano. Quindi... Per favore, per 10 minuti, prego. La ringrazio. Allora, niente, questa proposta di deliberazione deriva consigliare, basta leggere, come posso dire, la premessa, che già chiarisce quali sono, qual è l'origine e perché viene fatta. Infatti dice: premesso che lo statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del marzo 2013, è stato modificato con delibera dell'Assemblea Capitolina del 9 gennaio 2018, e un'ulteriore modifica è stata fatta poi il 30 gennaio 2018. Nello specifico, cioè, l'articolo 10 dello statuto prevede che l'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, possa promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza. Inoltre, l'articolo 10 dello statuto ha previsto che solo i referendum di iniziativa popolare siano effettuati entro l'anno successivo a quello della presentazione. Dice poi: con mozione numero 36 del 19 aprile 2018, l'Assemblea Capitolina ha impegnato la Giunta e la Sindaca a disciplinare gli strumenti di partecipazione e consultazione popolare per Roma Capitale, procedendo ad un riordino della materia, adottando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l'aggiornamento e l'adeguamento del regolamentare della deliberazione del Consiglio Comunale 101, recante il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare. Allora, questo regolamento in realtà prevede diverse
prevede diverse modalità di partecipazione, prevede l'iniziativa popolare per gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta, prevede l'interrogazione, prevede referendum comunali, prevede le partecipazioni delle formazioni sociali a queste attività, quindi non più cittadini residenti ma delle formazioni sociali all'interno del municipio. Era un atto, come dice la mozione che ho appena citato, era un regolamento che avrebbe dovuto essere rivisto nella sua totalità. Evidentemente dal 2018 non si è trovato il tempo, come direbbe Benigni, e quindi a un certo punto, il consigliere Sturni si sta attivando per procedere, diciamo così, a singoli aggiornamenti. In questo caso ha preso in esame l'articolo 13, quello dei referendum consultivi proposti dall'Assemblea Capitolina, e praticamente le modifiche apportate non sono particolarmente, ecco, aspettate che prendo un attimino, modifica l'articolo 13, appunto trattava il modo con cui questi referendum devono svolgersi, e praticamente ha fatto delle sostituzioni. Per esempio, il primo comma, quando dice quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare ai sensi del primo comma dell'articolo 6, che è superato, praticamente l'ha modificato quando l'Assemblea Capitolina delibera a maggioranza. Questa voce a maggioranza è stata inserita nello statuto nel 2018. A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, anche su proposta della Giunta, l'iniziativa di un referendum consultivo ai sensi dell'articolo del primo comma dell'articolo 10 dello statuto, e poi continua a leggere nel suo seno come era in precedenza. Non ha modificato per quanto riguarda l'articolo, ecco, diciamo che la modifica è anche relativa alla rubrica, cioè all'intestazione dell'articolo 13, che in precedenza era referendum promossi dal Consiglio Comunale, siccome il nuovo statuto prevede Assemblea Capitolina, modificato Consiglio Comunale, va modificato in Assemblea Capitolina. La stessa cosa fa al comma 2 dello stesso articolo, dove dice in relazione all'oggetto il Consiglio Comunale, così prevede, cioè l'Assemblea, e sostituite, ci ha messo l'Assemblea Capitolina. Per quanto riguarda poi, a un certo punto pone, dopo l'articolo 2, introduce l'articolo 2 bis, che dice entro 10 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al presente articolo, il sindaco, preso atto dell'indizione del referendum consultivo da parte dell'Assemblea Capitolina, indice i comizi elettorali collocandoli anche eventualmente su più giorni nei successivi 120 giorni. L'articolo 3 è rimasto identico, viene soltanto cambiato Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina. L'articolo 4, però viene proposta l'introduzione dell'articolo 3 bis, la proposta sottoposta al referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti espressi indipendentemente dal numero dei partecipanti. Cioè praticamente questo era il concetto introdotto nelle modifiche portate allo studio del Comune di Roma nel 2018, cioè il referendum senza quorum. Dunque poi continua recitando il numero dei partecipanti al voto, l'Assemblea Capitolina entro 30 giorni dalla data di promulgazione dei risultati del referendum consultivo si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina. Questo è anche un principio che già c'era in precedenza, comunque è stato ribadito in questo articolo. Tutto sommato non mi paiono cose che, anche se ci vengono così in forma sporadica, per me sono la Commissione Sesta non le ha ritenute assolutamente, in linea con il sistema, per cui ha espresso parere favorevole. Tutto qui, se ci sono, per quanto riguarda l'articolo 13, qui ci fermiamo. Se ci sono poi delle osservazioni e delle domande, mi riservo poi di fornire chiarimenti successivamente. Tante grazie per ora. Grazie a lei, consigliere Pompei. Ci sono interventi? Dottoressa, gentilmente, non avendo lasciato... Yeah, per il momento in chat non si è... Non c'è nessuno, io non ho la manina...
alzata, quindi se non ci sono prenotazioni, a questo punto non so se vuole aggiungere qualcosa il consigliere Pompei, altrimenti passiamo direttamente. No, soltanto c'è da passare alla dichiarazione di voto, penso che ormai se c'è nessuna richiesta di chiarimenti passiamo alla dichiarazione di voto, grazie. Perfetto. Passiamo direttamente alla fase della dichiarazione di voto, dichiarazioni di voto ce ne sono? Ugualmente non vedo alzate di mano, non mi si illumina la manina, quindi a questo punto se non ci sono passiamo alla fase della votazione nominale, dottoressa? Perfetto. Bene, grazie. Allora, Alabison? Favorevole. Ariano? Di aprire. Ecco, sì, la sento, consigliera. Grazie, è favorevole. Grazie. Candigliota? Favorevole. Carlone? Astenuto. Cerquoni? Astenuta. Ciancio? Astenuto. De Chiara? Favorevole. Di Egidio? Scusate, sto sistemando la linea, se potete andare avanti. La sentiamo, consigliere. Consigliere. No. Consigliere De Gidio? Per un attimo l'abbiamo sentito. Vabbè, andiamo avanti allora. Va bene. Giannone? Favorevole. Giuliano? Astenuto. Giuliotta? Guido? Favorevole. Bonnella? Favorevole. La Zazzera? Favorevole. Pompei? Favorevole. Principato? Oddio, non sento niente. Consigliere. Grazie. Consigliere, non ho sentito, mi scusi, mi ha detto? Favorevole. Grazie, consigliere. Rinaldi? Favorevole, grazie. Togatti? Favorevole. Toti? Astensione. Tripputi? Favorevole. Mitrotti? Astenuta. Zitoli? Favorevole. Mi sentite, scusatemi? Sì. Sì, la sentiamo. Pronto? Mi sentite? Adesso sì. Rimone? Io la sento, consigliere. Sentite? La sento lontana, ma la sento. Ok, do l'esito della votazione comunque perché abbiamo proceduto all'appello, quindi con 14 voti favorevoli e 6 astenuti, il parere favorevole si intende approvato. Grazie dottoressa, passiamo al terzo punto, all'ordine dei lavori, espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Sturmi, modifica il regolamento degli istituti di partecipazione di iniziativa popolare di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 101 del 14 giugno 1994. La parola al relatore, il consigliere Pompei, si è iscritto a parlare, prego. Questo è un pochino più lungo, cercherò di essere, di sintetizzare, poi magari ci sono domande, le faremo dopo. Anche questo comunque è passato in commissione sesta con parere favorevole. L'origine di questo intervento, di questa iniziativa del consigliere Sturmi, deriva sempre dalla modifica dello statuto avvenuto nel 2018. Infatti nelle premesse di quest'atto recita: l'articolo 8 del nuovo statuto prevede che Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento per gli
istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure, fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa favorendone ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti. Ecco, è simpatico, cioè, una cosa da far notare è che praticamente viene per la prima volta ampliato il discorso. In passato c'era gli iscritti i cittadini, cioè gli iscritti all'anagrafe. In questo caso parliamo di comunità cittadina in un senso più ampio, dei partecipanti alla vita cittadina, così come è previsto dallo statuto. Anche in questo caso si fa riferimento, vediamo un attimino, vediamo come posso esporlo in maniera sintetica. Dopo l'articolo 1 del regolamento della partecipazione, che praticamente dava soltanto dopo l'incipit, vediamo un attimo di leggere qualcosa anche per dare l'idea di quelle che possono essere, di quelle che sono state le innovazioni. Eccolo qua. L'articolo 1 dice infatti i cittadini e iniziativa popolare, i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di 5.000 sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito. Come vedete qui usano l'espressione cittadini, mentre invece poi viene usata comunità cittadina. Praticamente in questo caso, al primo, senza che vi leggo tutto l'articolo, chiedo scusa, questo era l'articolo 2, mi stavo confondendo io. L'articolo 1 del regolamento in essere recita: il Comune di Roma autorizza la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni. Il Comune di Roma promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della Regione e dello Stato e ne favorisce l'impegno diretto per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della città. Viene proposto di apportare dopo il comma 1 viene proposto di inserire un comma 1 bis che dice: Roma Capitale, nei modi, nelle forme e nei limiti stabiliti anche dal presente regolamento, favorisce ogni forma d'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione elettronica degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico. Volendo andare a trovare il pelo nell'uovo, partecipazione elettronica, avrei detto informatica, comunque non ha nessuna importanza, il senso è ben chiaro. L'articolo 2 che avevo letto prima, quando parla, e qui ecco la prima introduzione, se è un pochettino più sostanziosa, quando dice i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale, viene modificato l'articolo 2 nella sua interezza, che recita così: gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza. Ecco qui, come vedete, nell'articolo 2 del vecchio regolamento si parlava presentando un progetto, mentre invece qui diventa una cosa più specifica. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Capitolina della Giunta. Quindi da questo progetto è diventato una proposta di deliberazione, per dare una maggior concretezza. Presentando un progetto, se necessario redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di 5.000 sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito della proposta. Il comitato promotore dell'iniziativa, leggo il nuovo articolo così come proposto, nella sostanza ripete ciò, a parte la modifica che vi ho detto, ripete i concetti precedenti. Il comitato promotore dell'iniziativa popolare, costituito da non meno di 10 appartenenti alla comunità cittadina, e predispone il testo del progetto. Le sottoscrizioni relative alla costituzione del comitato sono autenticate a norma di legge. Dice ancora il nuovo articolo 2: sono dichiarati irricevibili i progetti, ma questo già era previsto, sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza dell'Assemblea Capitolina o della Giunta Capitolina, ovvero redatti in termini sconvenienti o non conformi alle disposizioni di quel presente articolo e il successivo articolo 3. Ai fini della dichiarazione di irricevibilità può essere sentita, ove ritenuto opportuno, la commissione per il referendum. Ecco, questo non era previsto nel vecchio articolo 3, sentire questa nuova commissione per il referendum è una cosa introdotta in questo articolo. Anche l'articolo 3, raccolta delle sottoscrizioni, è stato modificato, cioè
è misto, ripete alcuni punti, ricopia il vecchio articolo 3, in altri introduce le innovazioni. Adesso io vi leggerò, vi faccio grazie a voi, se volete lo leggiamo tutto, ma vi dirò soltanto quelle che a me sono sembrate innovazione. E infatti l'articolo dice: il progetto, dice il primo comma, deve essere depositato presso l'ufficio segreteria del Consiglio Comunale. Invece qui il nuovo articolo 3 recita: la proposta di deliberazione deve essere depositata presso l'ufficio del segretariato generale. Ma insomma, stiamo lì. Poi ripete lo stesso testo dell'articolo e però finisce con una aggiunge al termine di questo primo comma: i costi relativi agli oneri di stampa dei moduli sono a carico del comitato. E vabbè, questo è normale, cioè che è comprensibile, è normale. C'è poi un comma 2, un secondo comma che non era previsto in precedenza: il comitato promotore è tenuto a comunicare preventivamente al segretariato generale la data di avvio della raccolta delle sottoscrizioni cartacee e fini della validità e regolarità della procedura stessa. C'è un comma 3 che ripete gli stessi concetti del vecchio comma, quindi non so se facciamo una cosa, leggo tutto perché secondo me non sono, è completa la cosa. Le sottoscrizioni dei componenti del comitato promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge, le successive sottoscrizioni devono essere accompagnate a cura del comitato, questo è un novum che è stato introdotto, mentre prima era a cura dei promotori, dalla notazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale, ovvero, e questo parliamo per i non iscritti all'anagrafe, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione in una delle categorie di cui articolo 6,1 dello Statuto di Roma Capitale, quello che determina da chi è composta la comunità cittadina. Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente del comitato promotore e attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni. Il quarto comma invece è nuovo. Qualcosa di nuovo, il quarto comma del nuovo articolo: Roma Capitale può adottare strumenti informatici e telematici in armonia con le previsioni di quel decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto delle disposizioni previste, in quanto compatibili dal presente titolo, al fine di consentire la raccolta delle autocertificazioni e delle sottoscrizioni non autenticate di cui al comma 3 attraverso modalità telematiche e con identificazione certa del sottoscrittore al portale istituzionale. Tale fase di raccolta organizzate in ragione degli adeguamenti tecnici e delle risorse tecnologiche, finanziarie ed economiche disponibili. Anche il comma 5 del nuovo articolo è qualcosa di nuovo e dice: facoltà del comitato promotore utilizzare, ove attivata dall'amministrazione, la modalità di raccolta telematica delle sottoscrizioni in alternativa a quella cartacea da effettuarsi sul portale istituzionali di Roma Capitale o piattaforma adesso collegata e individuata dall'amministrazione capitolina. Anche il sesto comma è un qualcosa di nuovo: Roma Capitale, sentito il dipartimento competente in materia di portali istituzionali o piattaforme digitali, determina entro 60 giorni a decorrere dalla richiesta del comitato le date di avvio e di conclusione della raccolta delle sottoscrizioni con modalità telematica, comunicandola al comitato promotore. Ripete poi un concetto che già c'era nel precedente, nel vecchio regolamento: la fase di raccolta dura da massimo di 3 mesi, e questo è un concetto che già c'era. Il comma però finisce con un altro periodo che recita: il comitato promotore può richiedere dall'amministrazione capitolina, che provvede entro 15 giorni dalla richiesta, può richiedere la chiusura anticipata della fase di raccolta con modalità telematica. Durante la fase di raccolta telematica il numero delle sottoscrizioni è tenuto aggiornato anche sul portale istituzionale. Le proposte di deliberazione sono pubblicate sul portale di Roma Capitale a cura della struttura capitolina di supporto dell'organo deliberativo competente. Questo era il settimo comma, che anche questo, a parte proposte di deliberazione, è un qualcosa di nuovo.
Poi l'articolo 4 ecco, introduce qualche concetto nuovo, infatti parla esame delle proposte da parte dell'Assemblea e della Giunta. In precedenza era previsto soltanto l'esame del sindaco, il vecchio comma 4 recitava infatti esame del Consiglio Comunale. Il Presidente, sentita la conferenza, recitava il vecchio articolo, il Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari, se non dichiara il progetto ricevibile ai sensi del precedente articolo 2 terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla commissione consigliare competente e fissa il termine non sopra di 2 mesi entro il quale deve essere concluso l'esame. Cortesemente si dovrebbe avviare verso la conclusione, la ringrazio. Sì, allora, innanzitutto ho commesso uno sbaglio, ho detto il sindaco, il presidente del consiglio, scusatemi. Invece qui dice esame delle proposte da parte dell'Assemblea Capitolina ed ho finito, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, vi comprese quelle telematiche, anche mediante consultazione dei dati, informazioni e banche dati disponibili, le proposte di deliberazione non dichiarate ricevibili accompagnate dalle necessarie sottoscrizioni di quell'articolo 3 sono trasmesse dagli uffici del segretariato generale al presidente dell'Assemblea Capitolina, ovvero al sindaco, in relazione alla competenza dell'organo deliberativo. Conclude poi l'articolo dicendo l'esame delle proposte di competenza dell'Assemblea e della Giunta Capitolina avvengono nei modi e nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento dei rispettivi organi, sarebbe stato meglio scrivere di ciascuno degli organi di governo deliberativi, l'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano secondo le rispettive competenze sulla proposta di iniziativa popolare agli stessi trasmessi sensi del presente articolo non oltre 6 mesi dalla data di deposito della medesima dei governi. L'articolo dell'articolo 3. Ultimo punto, un rappresentante del comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta secondo la competenza a determinarsi della commissione capitolina, ovvero al sindaco o all'assessore competente o competente per materia. Ho finito l'illustrazione, la commissione ha ritenuto che sono precisazioni dovute a quelle modifiche, principalmente dovute a quelle modifiche introdotte nel 2018 allo Statuto del Comune di Roma, per cui ha dato, l'ha trovato in linea con lo Statuto stesso e con gli altri regolamenti, per cui ha dato parere favorevole. Tutto qui. La ringrazio. Bene, la ringrazio consigliere. Passiamo alla fase degli interventi. Vedo prenotata e iscritta a parlare la consigliera Zigoli, prego. No, credo sia un errore, cancello subito l'intervento se così è. Ok, ok, grazie. Ci sono interventi? No, in chat non c'è nessuna richiesta. Ok, non abbiamo interventi, non so se il consigliere Pompei vuole aggiungere altro, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Grazie consigliere, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non credo che ci siano interventi in dichiarazione di voto, giusto? No, non vedo. Allora passiamo direttamente alla votazione nominale, la ringrazio. Perfetto, grazie. Grazie a lei. All'abito? Favorevole. Ariano? Favorevole. Candigliota? Favorevole. Carlone? Astenuto. Cerconi? Astenuta. Ciancio? Astenuto. De Chiara? Favorevole. Di Egidio? Astenuto. Grazie consigliere. Giannone? Favorevole. Giuliano? Astenuto. Guido? A favore. Bunnella? Favorevole. La Zazzera? Favorevole. Pompei? Favorevole. Principato? Favorevole, grazie. Rinaldi? Favorevole, grazie. Tosatti? Favorevole. Toti? Astensione. Tripputi? Favorevole. Pitrotti? Astenuta. Zitoli? Favorevole. 14 voti favorevoli e 7 astensioni. Il parere favorevole si intende approvato.
Grazie dottoressa, passiamo al quarto punto e l'ultimo, mozione avente ad oggetto misure urgentissime per la ripartenza delle scuole. La parola al relatore per l'illustrazione che ne ha facoltà per 10 minuti, prego. Grazie presidente. Cosa dire? Questa è una mozione urgente presentata il 25 di luglio e di cui non si è ravvisata l'urgenza. Ci ritroviamo invece oggi, ahimè, non con un'urgenza di parlare della riapertura e delle modalità di riapertura, ma ci troviamo nelle condizioni dove questa mattina proprio in commissione abbiamo ascoltato l'assessore alla scuola che di fatto hanno fatto richiesta per l'apertura, rinviare l'apertura della scuola, soprattutto dei nidi e delle scuole dell'infanzia di una settimana. Io ho fatto un giro in questi giorni un po' per visionare la situazione delle scuole in generale. Noi nel nostro municipio abbiamo 19 istituti comprensivi, abbiamo 21 nidi, 32 scuole dell'infanzia. Cioè abbiamo una situazione molto molto difficile e non avevamo visto, ravvisato una partenza adeguata affinché si potessero risolvere una serie di problemi, perché alcune risorse economiche in bilancio stanno. E invece noi ci ritroviamo che giovedì hanno fatto qualche sopralluogo nelle scuole e ancora aspettano che iniziano i lavori. Banchi che non ci sono, sanificazione, mancano di dispenser, soprattutto nei nidi che aprono domani, in una situazione in cui gli spazi veramente vengono... C'è stata la possibilità di ampliarli, poi del resto... la preoccupazione dei genitori che i piccoli utenti dovranno stare con quelli della scuola della Rosa, non so come, in un banchetto tutti vicini, e la squadra gialla invece da un'altra parte, in ambienti che difficilmente garantiscono quelle che sono le condizioni prefissate per le linee guida. L'assessore ha detto che per ammissione certamente non si potranno risolvere molti problemi e che la montagna partorisce un topolino. Naturalmente, forse, che ne so, io ritenevo giusto e sacrosanto con questa mozione parlarne prima. Questa mattina mi ha rassicurato dicendo il presidente della commissione che già dal primo luglio si era fatta qualche commissione per l'utilizzo degli spazi, per il riavvio delle attività didattiche, ma a noi ce l'ha spedita il 27 luglio questa missiva, proprio il giorno che abbiamo votato la non urgenza in aula. E quindi ho invitato a mandare se c'era una nota precedente, ma non è quello, il problema è forte, chiaro. Oggi ci ritroviamo in una situazione difficilissima, difficile per i nidi che apriranno domani, difficilissima per le scuole dell'infanzia. Vi dico che ci sono cumuli di materiali didattico vecchio, banchi, stanno nei corridoi e nelle aule, non sanno chi dovrà prenderli per portarli a discarica, ma c'è un servizio dell'AMA che ahimè è latitante. Questo si ritrovano le scuole oggi, il giorno prima dell'apertura. Non parliamo delle opere murarie, della sistemazione dei bagni o, ultima, l'ascensore.
l'ascensore per i disabili, la Carducci, fermo. Oh, io vedo che la dialettica dell'assessore con tutto il mondo che ci circonda è fluida, appassionata, e quindi, però poi su ammissione stessa dell'assessore notiamo veramente che c'è una campagna poi che non funziona. Mi è stato detto: ma che volete fare con una mozione? Noi una mozione, quello che abbiamo a disposizione sono questi gli strumenti della politica. A che cosa ci dobbiamo appellare? Noi gli strumenti, una mozione, una risoluzione, una delibera, ma siamo stati pronti a dire: attenzione, c'è un sistema che va monitorato. Quindi questa risoluzione presentava, questa mozione presentava un impegno semplice, ma naturalmente più anticipato. Quindi ognuno per le rispettive deleghe avrebbe potuto fare qualcosa. Cioè, io ricordo da sempre nel municipio di cui ho fatto parte, sono stato sempre nella commissione scuola, arrivava il tecnico in commissione o mandava a tutti una notifica in Excel in cui c'era quel censimento degli interventi sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria, con una specifica puntuale a che punto ci si trovava. Invece oggi noi abbiamo una situazione in cui non conosciamo neppure i consiglieri. Io non so, mi auguro che qualcuno abbia le idee chiare rispetto a quello che si sta facendo, ma se ieri mattina i sopralluoghi che ho fatto ho visto la situazione, siamo messi male. Una sanificazione fatta con lo spruzzino, mentre invece si può programmare una sanificazione industriale nelle scuole. Non sono io ad aver lanciato questa preoccupazione, ma sono stati i genitori presenti questa mattina nella commissione. Il coordinamento di una commissione permanente nel municipio è una cosa che non è che ci siamo inventati, noi ci dobbiamo inventare noi, ma ci sono altri comuni, altre città che hanno operato in queste modalità. Lo ripeto, la città di Torino, altre città governate, prescinde dalla politica, perché capisco che non è il colore politico che può determinare in questo momento l'azione sulle scuole, perché la scuola è un'oasi bella di tutti, per cui fare un coordinamento permanente. Noi avevamo fatto la commissione, cioè io voglio capire, ma in elenco si è preso in considerazione di utilizzare tutto il piano, come dissi quel giorno che abbiamo votato l'urgenza della via Ceneda? Abbiamo preso in considerazione via Mondovì di utilizzare anche i locali ristrutturati, anche alla Carducci, seminterrato, ristrutturato da Metro C? Di chi è? Perché è vuoto? Nessuno lo deve utilizzare. Cioè, allora, tutta questa roba, ognuno di noi consiglieri avrebbe potuto dare un indirizzo, un utilizzo e un contributo. Invece c'è un diniego totale verso quello che arriva, e poi ci si dice in modo: ah, ma non fate proposte. Ma io non ho capito che quale deve essere la proposta, se non un atto che prevede il regolamento. Fare una delibera si sa bene che comporta anche un parere tecnico-economico, ma sulle mozioni a un certo punto bisogna prendere una posizione, no? Cortesemente concluda, consigliere, si avvia la conclusione, grazie. Allora, io invito, quindi, visto che stamattina abbiamo concordato pacificamente che sarebbe il caso, visto che il Campidoglio tra ieri, oggi e domani faceva una missiva alla regione per prolungare l'apertura di una settimana, tra parentesi c'è pure, ci sono pure le elezioni, quindi rischiamo di farla due volte. Non è il caso di fare come municipio una nota individuale. No, qui la squadra è importante, quindi bisogna dare forza al via Capitan Bavastro nella richiesta collegiale, senza pensare che un municipio, visto che è più bravo,
può chiedere da solo quello che stamattina si paventava. Io sono d'accordo che bisogna richiedere, ma sono altrettanto d'accordo che questa è una mozione che pone al centro tutte quelle che sono le azioni da governare e eseguire, rendere esecutive immediatamente. E quindi onestamente mi dispiace presentarla oggi, mi dispiace moltissimo che non abbia apprezzato l'urgenza che ponevano, non è una mia mozione, ma una mozione di 5 consiglieri, quindi i consiglieri non è che erano lungimiranti, consiglieri Biondo, Migliotta, De Gidio, che hanno sostenuto questa mozione, siamo dei, quale lungimiranza? Era semplice affrontare le tematiche della scuola già dal mese di luglio, qualche vantaggio poteva esserci. Io vi ringrazio, ho posto oggi all'attenzione e mi auguro che si possa avere idea, perché il dinamismo è un'operazione molto vantaggiosa per tutti. Grazie. Grazie consigliere, passiamo alla fase degli interventi. Ci sono interventi? Dottoressa, gentilmente se lei... consigliere Giannone ha scritto, vede scritto il consigliere Giannone, prego consigliere, ne ha facoltà per 10 minuti, grazie. Grazie presidente. Allora, colleghi, che dire? Io intanto vorrei entrare un po' nel merito sull'urgenza, lo abbiamo già fatto a ridosso della chiusura dei lavori, quindi nell'ultimo consiglio utile. E una considerazione la faccio: una così importante mozione viene presentata, viene protocollata il giorno 27 di luglio. Ed è talmente importante che si è aspettata il 27 di luglio per farla, per protocollarla, sapendo che il 28 di maggio era già uscito il documento tecnico della Protezione Civile relativo alle modalità di riprese delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021 e che un mese prima, il 26 giugno, era uscito dal MIUR il piano scuola, quello, cioè il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, eccetera, eccetera, di tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione. Ora, la domanda che io mi faccio, quantomeno questa protocollazione mi sembra, intempestiva, perché seppure l'assessore avesse voluto aspettare, no, una mozione per essere attivata, certo, se fosse stata questa, l'innesco, il 27 di luglio sarebbe stato senz'altro tardi. Ma entriamo anche nel merito dei punti che la mozione elenca come impegna per la Presidente e per gli assessori. Allora, un censimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla ripartenza delle attività didattiche nelle scuole del municipio. Bene, ma questi sopralluoghi, voglio ricordare a tutti, sono già partiti. Già alla fine di giugno l'assessore era in giro con l'ufficio tecnico andando ad incontrare i dirigenti scolastici per raccogliere quello che era il fabbisogno manutentivo che i presidi andavano man mano elencando, fabbisogno manutentivo chiaramente legato alla riapertura delle scuole a settembre. E quindi questo non è che, grazie a Dio, non si è dovuto aspettare La mozione per poterlo fare. L'assessore si è attivato già da fine giugno. Il secondo punto dice: il coordinamento permanente con le commissioni competenti del municipio e con gli uffici del patrimonio del Comune di Roma per la possibilità di utilizzare ulteriori spazi ubicati nel municipio settimo, tutto per ospitare gli studenti in caso di strutture sovraffollate. Grazie a Dio, anche per in questo caso l'assessore si è mosso già in anticipo, andando a sollecitare il patrimonio, i servizi educativi scolastici, la polizia locale, la regione, per andare a individuare, a richiedere ulteriori spazi locali che potevano essere utili qualora i dirigenti scolastici ne avessero avuto necessità. Vi dico che la Regione Lazio ha risposto in una nota dicendo di mettere a disposizione i suoi edifici per degli studentati,
Quindi è stato anche riguardo anche agli ingombranti e quindi alla necessità di sgomberare, l'assessore si è mosso per tempo andando a sollecitare il patrimonio, il Dipartimento Patrimonio, per richiedere la disponibilità di un locale sulla Nagnina, la palestra Exerz, a fine di poter utilizzare quello spazio che, ricordo, era sotto sequestro giudiziario e che nel frattempo è stato, diciamo, reso disponibile per andare a mettere lì il materiale. Il tema è che adesso bisogna attendere la risposta del patrimonio, quindi noi, diciamo, come municipio abbiamo, l'assessore mi ha assicurato che l'autorità giudiziaria ha fatto il suo, adesso dobbiamo attendere la risposta del patrimonio, quindi anche in questo caso l'assessore si è mosso per tempo. Il terzo punto dice procedere a una verifica dei piani di utilizzo ed eventuale ridefinizione temporanea della destinazione degli spazi scolastici entro la via, eccetera, eccetera, in modo da assicurare a tutte le scuole la disponibilità dei locali che permettono la massima capienza possibile, eccetera, eccetera. Bene, anche in questo caso, durante i sopralluoghi, è stato rivisto il piano di utilizzo per andare a ricalibrarlo, rimodificarlo secondo quelle che erano le esigenze dei singoli istituti. Quarto punto, attivarsi con il supporto delle associazioni del terzo settore per sostenere l'offerta formativa curricolare delle scuole con servizi integrativi che vadano incontro alle esigenze di tempo scuola espresse dalla maggioranza delle famiglie, i cui figli rischiano di essere privati fino al termine dell'emergenza in corso della frequenza di classi funzionanti a tempo pieno e prolungato. Ebbene, anche in questo c'è una direttiva già emessa dell'assessorato che è in fase di pubblicazione ma è stata già approvata, per fare un bando su attività sportive pensate per sostenere le attività scolastiche, quindi attraverso la individuazione di attività ludiche motorie nei parchi, trekking, eccetera, una direttiva che speriamo l'ufficio, l'area socio-educativa riesca a tradurre in bando al più presto possibile. Questo però, voglio dire, senza attendere l'indirizzo politico. Perché? Perché era un indirizzo che sostanzialmente già l'assessore aveva in qualche modo in sé implicitamente acquisito. Ecco perché quando diciamo che queste le mozioni non è che non servono, ci mancherebbe, ma devono dare degli indirizzi specifici e devono aiutare la parte politica di attuazione, quindi l'assessorato, a seguire un percorso. Ora, se questo percorso è già seguito, io mi sento onestamente di reputare questa mozione un po' superflua e oltretutto anche diciamo intempestiva, come dicevo all'inizio. Per quanto riguarda la mia nota di presidenza, quella, come ho già spiegato stamattina, è una nota che è scaturita da tutta una serie di interlocuzioni che hanno preso l'avvio il primo di luglio, quando abbiamo iniziato a discutere dell'utilizzo della ex sala consiglio. Essendo intervenuto in quella prima commissione un rappresentante dell'istituto comprensivo Via Latina 303 e avendo raccolto l'esigenza della scuola che diciamo aveva necessità di ampliare i propri spazi, come parte politica, quindi come commissione, abbiamo subito dato la disponibilità a rendere utilizzabile quella sala ex consiglio che è stata diciamo sgomberata di tutto il materiale che c'era, è stata rimessa in ordine per la disponibilità della scuola. Abbiamo fatto mettere a verbale tutto questo, visto che diciamo nelle interlocuzioni successive la scuola ha richiesto anche una formalizzazione della richiesta, abbiamo ritenuto opportuno fare anche una nota formale. Ma tutto questo era già stato portato all'attenzione dell'assessora De Santis già dal primo di luglio stesso, ne ho parlato io subito dopo la chiusura della commissione, e chiaramente l'assessore si era chiaramente resa disponibile a interloquire con il direttore Menichini affinché la sala fosse resa disponibile. Pertanto è stato fatto un passo formale solo per sicurezza e oltretutto in quella mia nota ho anche inserito la necessità di poter mettere a disposizione delle scuole tutti gli spazi del municipio
disponibili chiaramente e utilizzabili allo scopo, qualora le scuole ne avesse necessità. Quindi, ora, per quanto riguarda tutta la questione dei dispenser, dei dispositivi, dei banchi, delle sedie, eccetera, che sono state richieste, su questo abbiamo una commissione, domani faremo il punto della situazione. Per non prolungarmi eccessivamente, io dico solamente che onestamente i punti di questa mozione, per quanto il tema possa essere un tema assolutamente importante, però mi sembra che sia una mozione ormai superata nella sua sostanza, in quanto i lavori dell'assessorato sono andati ben oltre l'indirizzo dato dalla mozione stessa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giannone. Ci sono altri interventi? No, nessuno prenotato in chat. Ah, la consigliera Vitrotti, sì. Ah, prego, consigliera Vitrotti. Prego. Grazie, presidente. Allora, mi trovo d'accordo con quanto detto all'inizio dal consigliere Ciancio, perché alla fine ci troviamo oggi a ribadire quella che era a suo tempo una necessità che, al di là, diciamo, della difesa anche un po' fuori luogo, diciamo, di quello che, di quanto si è bravi e di quello che si è fatto, diciamo, avrebbe buonsenso voluto, soprattutto buonsenso politico, voluto una condivisione con tutte le forze politiche. Per questo era necessaria un passaggio in consiglio, cosa che purtroppo, diciamo, si fa molto poco, ecco, in questo municipio, in cui appunto non solo si determina uno stato dell'arte o quello che sta facendo un determinato assessorato, ma si condividono dei passaggi e si dà, attraverso, diciamo, l'organo più rappresentativo, un indirizzo. Anche perché, se oggi quell'assessorato sbaglia, la colpa ricade tutto lì. Fa un po' comodo questa cosa, diciamo. E lo dico perché, a differenza di quello che si può fare, o di quello che si è fatto, o di quello che si sta ancora facendo, giocare su questa storia è molto rischioso. E lo dico perché questa è una questione che sta guardando, diciamo, va guardata da diversi punti di vista, va guardata dalle responsabilità che ci sono a livello nazionale, va guardata dalle responsabilità, dal punto di vista delle responsabilità che ci sono dalla parte degli enti locali. E non è sfuggito a nessuno che purtroppo quella che doveva essere, diciamo, una filiera così diretta e un percorso così lineare, per quanto le date ci possono aiutare a mettere un pochino in fila le cose, quindi il primo protocollo del MIUR diceva questo, il secondo protocollo del quello diceva quell'altro, e poi è intervenuto il DPCM che però ha detto un'altra cosa, e poi il Ministero dell'Istruzione ne ha detta un'altra, e poi gli enti locali, tempo che la recepiscono e che si organizzano, ci vuole tutto un altro tempo. Diciamo, metterle in fila tutte queste cose non è, diciamo, secondo me, la linea che io andrei a battere, e dire: ma noi abbiamo fatto tutto bene e quelli che si presentano con la mozioncina hanno fatto tardi e sono in una posizione che è fuori tempo e fuori luogo. Lo dico perché oggi il problema delle scuole è un problema che tutte le famiglie stanno purtroppo invece guardando, perché tocca la carne viva delle persone. C'è un problema e ci sono problemi enormi, e ci sono problemi che purtroppo gli enti locali, compreso il Comune di Roma con tutte le sue 15 articolazioni, non sono riusciti a superare. Ma non perché questo è un problema dell'assessore De Santis, del presidente Giannone e di quei 4-5 consiglieri antipatici dell'opposizione che vogliono rompere le scatole, ma perché oggettivamente è un problema con una valenza politica importante e che avrebbe, diciamo, voluto o dovuto avere quella giusta considerazione.
proprio per evitare a dirci, vabbè, ma oggi stiamo a settembre, quell'urgenza è superata, noi abbiamo fatto tutto, però alla fine, se gli spazi non ci stanno, se ai dirigenti scolastici è stata lasciata, diciamo, anche un po' la palla in mano, no? E tante volte si sono dovuti, e ve lo dico perché parlo per... non per sentito dire, ma perché sto vivendo in prima persona e sto leggendo le circolari che stanno mandando alcune scuole, e vi assicuro che la responsabilità che hanno avuto in questi mesi è importante, così come oggi il personale docente, no? Tra l'altro che è anche rappresentato in consiglio, sa bene quali sono i rischi e le responsabilità che si deve prendere un docente quando va in classe, così come oggi, essendo richiesta una corresponsabilità da parte della famiglia, non si può pensare che noi quelle famiglie non le informiamo in modo adeguato. E questo non è stato fatto, perché siamo ad una settimana e noi non sappiamo a che ora entriamo, a che ora usciamo e come dovranno andare i nostri figli a scuola. Cioè, di questo stiamo parlando. E quella tranquillità che quel periodo, che speriamo ci siamo portati alle spalle, che non si ripresenterà più, diciamo, ha messo un po' in apprensione ogni famiglia, e oggi vi assicuro che leggendo quelle circolari, io, diciamo, non parlo non solo perché mi interessa personalmente, ma qualsiasi persona legge quella circolare e legge quello che deve fare una famiglia che ha il figlio con 37 e mezzo e un po' di mocciolo, scusate, se lo deve tenere a casa o deve mandare in quarantena tutta la classe. Questa è la responsabilità che ci si chiede, e quindi quello sforzo prima di tutto politico, prima di tutto politico e di raccordo politico che con quella mozione si intendeva avere, mi dispiace dirlo, ma è fallito anche, diciamo, in funzione oggi di una difesa su un operato che era abbastanza, cioè, scontato, ma volevo vedere se un assessorato si mobilitava per fare quello che era previsto dalle linee guida, ma vorrei vedere, esattamente per cui oggi l'Azzolina balla sulla sedia, scusatemi se mi permetto di essere un po' brutale, perché la riapertura delle scuole o fila liscio, dopo quello che è successo e dopo quanti sacrifici abbiamo chiesto alle famiglie. E attenzione, su questo, diciamo, credo che la Commissione Pari Opportunità abbia lavorato molto sul tema della violenza di genere, ma il tema della disparità di genere che è emerso in questa fase ancora c'è e ancora è presente, e non ci rendiamo conto che il Comune di Roma, non avendo inviato ancora dell'informativa alle famiglie, sta mettendo il ruolo della donna in una situazione assurda. Non c'è una certezza di come conciliare i tempi della vita e i tempi della scuola. Non c'è una certezza con un bando che è in essere, mi permetta, consigliere, ma che vuol dire un bando che è in essere e nel frattempo io ho un orario ridotto, non so quando ricomincerà il tempo pieno, non so se devo entrare alle 8:30 o alle 9:30. Lei pensa che per una famiglia è indifferente? Io credo proprio di no, perché lo sa benissimo che cosa vuol dire organizzare una vita e come riportare le famiglie a vivere nella normalità. Rientra anche in quel tempo pieno di ogni scuola, in quelle attività correlate, in quelle attività che, per esempio, da parte dei centri estivi in un periodo abbastanza complicato in cui i bambini vivevano una socialità abbastanza difficile, ha aiutato molto. Su questo mi pare che c'è stato un lavoro fatto insieme, in cui ci sono state spinte sia a livello nazionale, raccolte anche a livello da parte dell'assessorato capitolino, che ha permesso, diciamo, una spinta nonostante le polemiche, però insomma l'esempio del primo municipio poi mi pare che invece si è diffuso in modo positivo su tutta Roma, e quindi le funzionalità dei centri estivi li abbiamo viste, e questo si chiedeva. Poi oggi parliamo, stiamo a contare quello che è aperto, quello che è aperto, se a Barcaccia va tutto bene o se la Momsen funziona, se Cartucci hanno fatto i lavori o se a Viano Bigliore ancora stanno aspettando dei lavori di manutenzione. Di questo stiamo parlando, di questo parliamo, purtroppo, e non è un merito o un demerito, è un problema per tutti. Quindi mi dispiace, insomma, io immaginavo che ci fosse stata una replica, però che la replica fosse è stato superato, è stato fatto, siamo intempestivi, non c'entra niente, state fuori dal mondo e come al solito dovete fare, cosa che ho già, diciamo, detto in altri modi anche in conferenza di capigruppo, dovete fare campagna elettorale. Sinceramente a me fa campagna elettorale su
diciamo, una situazione che era abbastanza complessa, quindi sapevamo benissimo che questa roba avrebbe esposto tutti. Forse non è proprio neanche un tema sul quale siamo così scemi da andarci a sbattere la testa tutti. Eppure oggi siamo qui a segnare chi c'ha il merito e invece quei quattro scemi, cinque, che vogliono sempre fare i galli sopra la mondezza. Beh, insomma, io penso, sai, alla fine non ci guadagna nessuno così. E mi dispiace constatare che mentre in alcune situazioni c'era stata la necessità di raccordarci e di capire, arrivano note, arrivano suggestioni, arrivano video, arrivano... Non può funzionare così. Non si può pensare di gestire una fase così complessa che riporta la scuola, rimette in moto 19 istituti comprensivi in questo modo. Non è possibile. Quindi... Oltre a ribadire il fatto che oggi purtroppo, seppure c'è stato un lavoro che mi sembra ovviamente il minimo sindacale si possa chiedere rispetto a una situazione così enorme, nonostante poi mi rendo conto che è un lavoro che può anche andare oltre quello che fa un assessorato municipale, perché serve un'interlocuzione con l'assessorato comunale, perché serve un'interlocuzione con la Regione Lazio e con tutti gli altri enti che possono dare una mano, che devono dare una mano. Allora di questo volevamo parlare, di come parliamo con il resto della città, del nostro municipio, con quali enti, con quali persone si sono mosse, si sono spese per dare una mano al mondo della scuola. E se era necessario lo potevamo anche creare insieme un percorso, se era necessario, però non lo avete voluto, avete detto che avete fatto tutto voi e che voi siete stati bravissimi. Ora aspettiamo il 14, prima di tutto perché ancora non ci abbiamo capito niente, si stanno susseguendo da lunedì videoconferenze su come bisogna rientrare a scuola. Non sfugge a nessuno che abbiamo già detto che il 30% delle persone non ha la connessione ad internet ed un PC a casa, l'abbiamo già detto. Con le videoconferenze noi stiamo dando le indicazioni su come riportare i figli a scuola. Però diciamo, andiamo avanti, il 14 vedremo, e nei giorni successivi vedremo che cosa succederà e magari la prossima volta però, non abbiamo neanche troppo tempo perché c'è un'altra mozione che ha la stessa urgenza, non vi sfuggirà che invece quello che dicono quei quattro scemi non sono solo quattro scemi, ma forse la raccogliamo, diciamo, anche quello che dalla parte nostra ci arriva e lo portiamo nell'aula preposta, che è quella consigliare, in cui siamo tutti rappresentati, siamo tutti uguali perché siamo stati tutti eletti allo stesso modo. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Ci sono altri interventi? Dottoressa. Consigliere Giuliano, do la mano. Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Allora, chi avrà la fortuna o sfortuna di seguire questo consiglio, emerge subito una grande riflessione, che effettivamente non si capisce nulla. Al di là dei 4-5 scemi che la collega diceva, utilizzo le sue parole per l'amor di Dio, oppure da parte di chi ovviamente deve gestire questa situazione. Perché non si capisce nulla? Perché è paradossale, no? A volte sembra, come dice un collega, di stare su scherzi a parte, perché si dice tutto e il contrario di tutto, cioè si legano ovviamente delle disposizioni, degli atti nazionali che poi vanno agli enti locali, che comunque arrivano fino al nostro territorio e che dovrebbero comunque, come detto qualcuno, darci una mano. Ma questa mano, a quanto sembra, non è arrivata. E mi sembra anche, per restare in tema, le citazioni che un sindaco che ha governato questa città diceva spesso, no? È bene fare questo, ma anche quest'altro. Quindi chi sa capisce di chi sto parlando. Ma è così, è semplice, è facile. Allora, per l'amor di Dio, questo tema tocca tutti. Tocca tutti nella maniera più diretta, sia per chi
ovviamente usufruisce, no, del servizio scolastico a tutti i livelli, e sì, chi ha, non ha già più neanche i figli, capito, che comunque vanno a scuola, che hanno finito. Però, quindi non si può ovviamente speculare. E utilizzo questo termine perché giustamente è stato detto, non si può speculare su certi argomenti, perché certi argomenti hanno bisogno di concretezza. Allora, effettivamente, no, c'è un ragionamento che noi come gruppo di Fratelli d'Italia, anche noi utilizziamo il sistema nostro per poter comunque dare voce a chi ne ha bisogno, e infatti il gruppo Capitolino in consiglio comunale sta facendo una forte protesta, perché ovviamente Roma ovviamente è in ritardo, e di conseguenza anche nei municipi si avverte questo ritardo, di questo siamo tutti convinti. Poi però c'è la necessità di dover chiedere alla regione, di dover chiedere ovviamente lo slittamento di qualche giorno, che a questo punto sembra come una manna dal cielo, anche se non so le famiglie di cui appunto devono utilizzare il servizio scolastico ne possono essere contenti, però sembra che avere qualche altro giorno in più possa comunque diminuire, non risolvere ovviamente, ma diminuire il risultato che emerge. Beh, certo, però se facciamo un'analisi generale, no? Perché qualcuno ha detto appunto che l'Azzolina balla sulla sedia, e questo è vero, però voglio dire, non è che quello che arriva su un territorio, arriva a livello romano, parta dal nulla, parte da ovviamente da indicazioni superiori, parte da una politica nazionale, parte da una politica che comunque vede al comando dei gruppi politici che sembra, come dicono, come dice la stessa Azzolina, come dice la stessa maggioranza del governo, avere le idee chiare. Però poi nel nostro piccolo ci siamo trovati, e sfido chiunque a dire il contrario, che in diverse occasioni, in alcune occasioni abbiamo detto, beh, c'è il Covid, non possiamo fare nulla, no? Per quanto riguarda il settore scolastico, però poi da fine maggio, insomma, fino a quando ci sarà la riapertura delle scuole, si arrivano i fondi, si arrivano appunto le disposizioni precise, se comunque c'è volontà si possono fare tutti quegli interventi che una volta per tutte potevano comunque, quegli urgenti, che potevano comunque mettere i nostri istituti, mettere le nostre strutture scolastiche, di poter stare, non dico nel migliore dei modi, ma comunque di poter avere un look ovviamente più gradevole, e quindi una funzionalità maggiore. Questo l'abbiamo detto in diverse occasioni, e sfido appunto i colleghi a dire il contrario, quindi l'abbiamo anche noi ragionato, anche noi che del territorio, insieme ai 4-5 che dice la collega, ma neanche altri 7-8-12, insomma, ci siamo fatti, no, queste riflessioni. Però poi noi ovviamente siamo a un livello che non ci compete poter comunque modificare, no, o cambiare alcuni percorsi. E quindi poi alla fine che cosa rimane? Rimane che dell'attività politica di cui stiamo parlando, perché come si dice, no, politicamente, sento dei rumori sotto, Presidente. Un attimo di controllo, gli audio. Delle scariche, sì. Sì, adesso sento più, ok. Quindi, siccome appunto sono dei passaggi politici che noi dobbiamo cercare di imprimere, poi mi sembra che alla fine, insomma, no, è il cane che si morde la coda, cioè dalla testa partono delle indicazioni, partono delle politiche nazionali, e poi va arrivare, insomma, agli enti locali, regione e comune, e che poi alla fine si disperdono, perché non mi sembra che ci sia stato tutto questo sperticarsi le meningi per cercare di comunque mettere a disposizione gli strumenti idonei.
e necessari, soprattutto, ripeto, in un settore, quello scolastico e dell'edilizia scolastica, che avrebbe comunque avuto un gran bisogno. Se ne è parlato in tante trasmissioni televisive, politiche, da parte di personaggi autorevoli, eccetera, eccetera. Però oggi, come tante altre volte, ci troviamo a dover verificare noi piccoli, modesti consiglieri municipali, a dover discutere di problematiche molto più grandi di noi, che comunque non hanno trovato poi una soluzione, diciamo, felice. Quindi voglio dire, è un po' paradossale provare a tirar fuori di chi è la colpa o di chi è il merito, perché sentivo anche questo. Mi sembra che qui, in questo modo, cioè, non avvicinarsi sarebbe la cosa migliore, cioè non mettere le mani, voglio dire, in mezzo a questa situazione uno non si sporca, nel senso che comunque c'è un vizio dalla testa fino a scendere, ma è di conseguenza anche il fatto che comunque, voglio dire, se la politica non ha dato un'importanza così fondamentale a questo settore, ovviamente non ha dato degli strumenti che potevano comunque facilitare, è ovvio che non possiamo pretendere pensare di avere dei risultati eccezionali. Poi, se l'assessore De Santis è stato bravo o non è stato bravo, se comunque ha fatto tutte le azioni di competenza, comunque il risultato è quello che a pochi giorni, no, non sappiamo, non solo, come diceva qualcuno, gli orari, a cosa si entra, a cosa si esce, quello che si fa, quello che si dice, ma se tutti gli strumenti di dotazione di protezione individuale, quali saranno, se i bambini devono stare sul banco dove hanno la mascherina, oppure se c'è la mascherina e stanno al banco lo possono togliere e poi la levano, poi la rimettono. Quindi io non avrei, in questo senso, come si dice, il dono della verità. Non mi sento di dare ovviamente un giudizio preciso, complessivo, duro, no? Perché poi alla fine, come si dice, ma lo dico io che sono dei Fratelli d'Italia e comunque siamo all'opposizione in tutte le situazioni, ma non è questo quello che fa la differenza. Non mi sentirei, capito, di dare veramente della patente, diciamo, di improvvisatori politici di dovere. Certo è che rimane il problema. Allora, se da questo consiglio deve partire, ovviamente, o doveva partire, o potrebbe comunque ancora in tempo, non lo so, perché diceva il presidente della commissione che domani si riunisce, proverà a dare delle indicazioni attuali a questo, su questo municipio, se deve partire ancora qualcosa che possa comunque dare un contributo, quindi lo spostamento a dopo le elezioni, no? Voglio dire, ci sono delle regioni che partiranno dopo sia le elezioni che il referendum, quindi scelgono questo tipo di soluzione, però poi c'è che dal livello nazionale il ministro ha detto no, dal 12 al 14 saranno tutti in classe. Quindi voglio dire, per chiudere, la responsabilità che noi diamo ovviamente è politica, no? E quindi non giuridica da questo punto di vista, perché ripeto, sono tutti collegati a quelle che sono le disposizioni che poi ci arrivano dal nazionale e ai mezzi quelli che arrivano gli strumenti economici. Certo che comunque la nostra sindaca Raggi non è che ha avuto, come si dice, un sussulto, diciamo, di performance su questa città, e quindi ovviamente è mancata una coordinazione, è mancata, come probabilmente è stato messo in evidenza, è mancato un lavoro d'insieme, ok? La regione comunque non è stata probabilmente, o è stata sollecitata o meno, e quindi non si sa ovviamente quale risposta potrebbe dare a questa richiesta di posticipo. Quindi rimaniamo nell'oblio, non si può, chiudo, grazie Presidente, non si può dire tutto al contrario di tutto, perché chi sente questo consiglio, chi avrà, ripeto, o la fortuna o la sfortuna di sentirlo, ne uscirà ancora più confuso, perché siamo bravi a dire alcune cose e poi a vedere che quelle che cose abbiamo detto poi in altri ambiti non sono state mai
precisate e quindi rimane tutto appeso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giuliano. Ci sono altri interventi? Consigliere D'Egidio. Prego. Il consigliere D'Egidio. Ah, prego, consigliere D'Egidio. Scusi, non avevo sentito bene. Grazie Presidente. Io diciamo ho ascoltato con attenzione tutta la discussione e diciamo ringrazio il consigliere Ciancio per aver preparato questa mozione che ho firmato insieme ai colleghi anche del PD con diciamo grande favore. Diciamo che la parte di discussione di cui penso faceva riferimento il consigliere Giuliano sul fatto che se c'è qualche cittadino che ci segue rimarrebbe come dire un po' confuso e disorientato, beh concordo da questo punto di vista e soprattutto mi dispiace un po' diciamo i toni che sono stati assunti soprattutto nell'intervento del consigliere Giannone nei confronti di questa mozione, perché ha anche risposto punto per punto e questo è come si dice meglio tardi che mai, nel senso che noi non sappiamo da settimane che tipo di risposte dare a coloro che ci interpellano in merito a questa emergenza improcrastinabile della ripartenza. E quindi diciamo che secondo me definire questa mozione intempestiva mi sembra oltre che ingeneroso, diciamo un po' come dire non lucido dal punto di vista politico, perché noi, ripeto, non so se voi avete contatto costante con l'assessore, non so se mi avete sentito, avete un contatto costante, avete informazioni maggiori rispetto a quelle che noi mortali dell'opposizione riusciamo ad ottenere, però diciamo che questa mozione è stata la prima occasione per noi e chi ci segue da casa di capire qualcosa, diciamo, o meglio di affrontare quantomeno un dibattito in merito a qualcosa che è un'emergenza nazionale e che su tutti diciamo, i fronti regionale, comunale, nazionale dovrebbe essere al numero uno. Quindi diciamo che io, ripeto, non la reputo intempestiva e ringrazio nuovamente il consigliere e le altre forze che l'hanno firmata e ci hanno permesso quantomeno di affrontare questo discorso. Io in particolare sono molto contento che il consigliere Giannone e presidente della commissione di cui io faccio parte, la commissione scuola, ci abbia rassicurato circa il fatto che è già stato tutto fatto, l'assessore si è mossa per tempo, è stato diciamo come dire antesignana di qualsivoglia tipo di problematica, perché si è mossa per tempo e diciamo, siamo molto contenti di questa prontezza, però diciamo che la preoccupazione rimane, nel senso che non è intempestivo preoccuparsi di questo, ma è forse dai responsabili non farlo, soprattutto perché il discorso del censimento, ripeto, è stato fatto e sono già iniziati i sopralluoghi, ho sentito esattamente queste parole da parte del consigliere Giannone, però diciamo che non abbiamo altro diciamo, tra le mani per giudicare se questo censimento su che scala è stato fatto, che risultati ha dato. E quindi quando ci interpellano tanti cittadini, perché siamo in un municipio enorme che ci ospita tantissimi istituti, tra professori e persone che cercano di chiedere a noi come se avessimo un canale, diciamo, non dico privilegiato, ma quantomeno informato dei fatti, non sappiamo cosa rispondere, perché è stato fatto e tutto a posto, ma noi non sappiamo niente. E questo mi sembra veramente sconcertante. Stessa cosa per quanto riguarda, ad esempio, il discorso molto importante dei nuovi spazi. Sono stati attivati tutti i canali di dipartimento, ho sentito molto felice, ma abbiamo qualcosa tra le mani, cioè nel senso, io personalmente, e l'ho detto anche prima dell'estate, reputo un errore e ho reputato un errore sospendere le nostre attività ad agosto con questa emergenza, perché è stato un mese, diciamo che è stata la fucina, il laboratorio della ripartenza della scuola, quindi io sarei stato anche disponibile a vederci il 10, il 15, il 20, il 25 di agosto per parlare, capire, poter dare risposte. Purtroppo questo non è stato fatto, ci rivediamo oggi che è l'8 di settembre, a me sembra assurdo, ma questo so che non dipende diciamo esclusivamente da voi, ma un po' dalla follia di questo sistema, per cui ci si rivede dopo un mese, come se la politica e i problemi in questa fase non fossero discutibili, diciamo, perché è ferie, quindi è follia. Secondo me, io avrei lavorato anche agosto, l'ho detto già prima, lo ripeto anche oggi,
soprattutto per questa modalità che abbiamo a disposizione di Teams. E quindi sui nuovi spazi abbiamo esito di qualcuno di questi canali che si sono stati attivati, oltre a questa cosa della regione che ha messo a disposizione o metterà a disposizione, cioè siamo comunque a pochissimi giorni e non si sa niente. Stessa cosa il coordinamento, e su questo io veramente chiudo, perché non voglio anche essere polemico, non mi piace proprio essere polemico in maniera sterile, però visto che c'è stato un intervento da parte della maggioranza, nella persona del consigliere Giannone, che ha praticamente fatto passare, ripeto, un po' non solo come intempestiva ma quasi futile le argomentazioni, ripeto che al punto 2, esempio, di questa mozione c'è scritto saggiamente, su questo penso che il consigliere Ciancio intendesse esattamente quello che non è stato fatto negli ultimi mesi, ma diciamo nelle ultime settimane in particolare, un coordinamento permanente con le commissioni. Cioè noi dovremmo, secondo me, e questo lo proporrò anche domani, che finalmente abbiamo questa commissione convocata, essere come dire, dei fari sul territorio e avere la possibilità, quantomeno i membri di commissione, ma anche tutti i commissari, sono tutti i consiglieri di questo consiglio, avere la possibilità di essere informati ed essere costantemente in contatto con le azioni che fa la presidente Lozzi e la sua assessora. Cioè qui stiamo parlando del tema di cui discutono tutti i forum, tutti i telegiornali, tutte le diciamo audizioni. Domani mattina la Camera, cioè la Azzolina oggi era in commissione, cioè si sta riferendo su questo, c'è una polemica enorme su questo. La consigliera Vitrotti diceva che la seggiola trema, ma indipendentemente, ha ragione, ma indipendentemente da questo, a me interessa essere nelle condizioni, e non lo sono, di poter dare delle risposte decenti ai cittadini che ci interpellano. Quindi ringrazio nuovamente il consigliere Ciancio e ribadisco che secondo me il punto 2 della mozione, oltre agli altri punti fondamentali, è esiziale per riuscire a continuare in queste settimane, speriamo non di follia, che ci aspetteranno, però veramente così siamo in difficoltà. Io ammetto di essere veramente in affanno nel dare risposte ai cittadini e questo mi sembra molto grave. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere De Giglio. Ci sono altri interventi? No, non sono prenotazioni. Allora, se non ci posso fare l'intervento conclusivo? Sì, le stavo dando la parola, può tranquillamente fare il suo intervento di chiusura. Consigliere Ciancio, mi sente? Presidente, prego, prego. Presidente, prego. Se posso, vorrei fare un richiamo al regolamento. Perché sono stato citato e vorrei invece chiarire il mio pensiero, altrimenti insomma potrei essere frainteso quando vuole. 65. Sì, 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 certo. Dottoressa? Sì. Può intervenire anche se ha iniziato il consigliere Ciancio, può intervenire... Dobbiamo aspettare la fine della discussione. Aspetti, infatti, quello sì, sì. Ok. Prego, consigliere Ciancio, mi sente? No, sento più. Consigliere Ciancio? Può parlare? Prego. Perché non ho iniziato. Prego, prego. Prego. Vado io? No, sì, 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 prego. Dunque, io vedo allo stato latente, insomma, capisco che comunque sotto traccia i consiglieri di maggioranza comunque hanno forse il desiderio però di promuovere comunque un'azione. Io vorrei che magari riascoltassero tre pensieri piccoli che oggi l'assessore alla scuola ha detto. Sono registrati, per cui potete verificare la veridicità. A un certo punto, quando si sono evidenziate le problematiche messe sul tavolo da parte di alcuni genitori, tra parentesi c'era una mamma col bambino che allattava in diretta, quindi una tenerezza straordinaria vedere una mamma che viene in una commissione col piccolo e pone dei grossi problemi sull'indomani, perché domani che i 21 nidi apriranno, evidenziando effettivamente i problemi che ci sono. L'assessore non ha detto che tutto è risolto e tutto è stato fatto, anzi
La ringrazio per due osservazioni che ha fatto alla fine, di grande spessore, ma ha detto qualcosa che mi ha ferito profondamente e secondo me ferirà tutti voi e tutti noi. Ha detto: vorrei avere le competenze tutti a capo a me per poter risolvere i problemi. Capisco che è stata una manifestazione di bontà, ma affermare in una commissione che i problemi si devono risolvere con questa frase, dicendo, io ho capito che lei voleva dire che sono molte le incombenze per acquisire un bene, magari ci sono, c'è la sovrintendenza, non so quali fossero, però dire vorrei tutte le competenze a capo a me per risolvere, mi ha lasciato basito molto, perché all'assessore noi gli riconosciamo una grande capacità di dialogo, di una professoressa di greco e latino, per cui sa bene mettere in fila le parole, però deve riflettere su quello che dice, perché alla fine, per fortuna, ha detto due frasi che poi mi hanno incoraggiato ad essere qui oggi, a continuare, perché l'altra volta mi stava venendo un infarto rispetto all'urgenza che reputavo di questa mozione, come delle altre. E prendere ogni volta scuse assurde per l'urgenza o non l'urgenza rispetto a fatti evidenti solo perché si vogliono bocciare, non è un'operazione corretta. Quindi io concludo dicendo, intanto fate riflessione su questo atto da votare, soprattutto quello del coordinamento permanente. Ripeto le due frasi che mi hanno colpito dell'assessore: il pessimismo dell'intelligenza, l'ottimismo della volontà. Vorrei che tutti noi riflettessimo su queste due frasi che l'assessore ha ribadito in commissione, proprio perché secondo me non abbiamo altra scelta. Non abbiamo altra scelta noi. Noi non possiamo continuare a litigare all'infinito sugli argomenti che da qui alla fine della consigliatura abbiamo, perché saranno tutte bombe, miscele di problematiche forti, che bisogna trovare una sintesi. Quindi l'ottimismo della volontà cosa voleva dire? Quale volontà? La nostra volontà non può che essere quella di non poter essere presi a calci in culo ogni volta che presentiamo una mozione. Prego cortesemente, consigliere. La parola di essere trattati come se volessimo, cioè noi come al pari di tutte le forze politiche chiediamo un'attenzione, e chiedevamo un'attenzione di dire è intempestiva. Ma scusa, se è intempestiva la mia mozione presentata il 25 di luglio, figuriamoci quanto è intempestivo andare alla Carducci giovedì per prendere le misure dei bagni che devono ristrutturare, e nessuno ci è andato. Figuriamoci quanto è intempestivo dire ai disabili dell'ascensore aggiusteremo domani e l'ascensore non funziona. Ecco, io dico riflettiamo su questa roba. Io l'altro, avremo altri scontri, ma dovranno essere, dobbiamo smettere di avere scontri su questi problemi, perché sono problemi che toccano i cittadini, e smettiamola col dire ogni volta campagna elettorale, non campagna. Consigliere Ciancio, non la sentiamo più. Consigliere Ciancio? Pronto, mi sentite? Ecco, adesso sì, la sentiamo di nuovo, grazie. Vorrei che fosse messo, come dire, bene in testa che i consiglieri che spesso portano gli atti, i consiglieri che scrivono e perdono tempo, nottate intere per scrivere la parola più giusta, sbagliando di meno, perché facciamo tanti errori, certamente non è che lo fanno perché, come dire, è finito quel tempo. È finito quel tempo. Io pensavo dopo il Covid tutti ci ritrovassimo in una bontà più grande, invece ci ritroviamo peggio di prima. E invece è un momento storico straordinario per dire: caspita, la scuola, rischiamo che domani c'è un caso alla Pirelli e devono chiudere, non ci possono andare tutti, più tutti i ragazzi. Allora, che potevamo fare?
è possibile ragionare su questo, oppure le linee guida formulate nella commissione prima. Mi perdoni, signor Presidente della Commissione Scuola, ancora insiste che, e io posso digerire che lei mi manda una nota il 27 luglio dicendo che ci siamo interessati e mi posso accontentare di questo, dice allora ritira la tua mozione perché noi ci abbiamo già pensato. Ma io devo ringraziare pure chi ha votato l'urgenza, anche le altre opposizioni hanno votato l'urgenza quel giorno, il 27, perché se il 27 tutti insieme avessimo votato la mozione, sicuramente una strada migliore l'avremmo intrapresa. Glielo garantisco. Sarei rimasto tutto il mese di agosto io qua. Tra parentesi, io dal 23 di agosto che sono qui e dal 23 agosto che faccio sopralluoghi, iniziamo dall'Aquilone alla Marionette alla Momis, sono andato dappertutto, le ho girate tutte, scatoloni vuoti, insegnanti che da solo fanno un volontariato al di sopra di tutto. E poi dobbiamo vedere che alcuni personaggi della scuola hanno un dialogo diretto con l'assessore, tutte quelle persone che dialogano con chi c'è sul campo, iniziando anche dal presidente Giannone, perché sono andato anche alla sua scuola d'eccellenza, però mi ha consegnato una lista della spesa enorme. Lei dove pubblicava i verbali del Consiglio d'Istituto, dove le vogliono tanto bene, c'hanno una lista della spesa enorme, di situazioni incresciose al piano terra, c'hanno locali preclusi e non sono stati riaperti. E quindi tutta questa roba che conosciamo, perché non è, saggiamente non si è detto ci mettiamo di impegno e facciamo il primo punto della mozione, diventerà nostra. Il primo punto, io, per me è molto più importante, è quello necessario, un censimento degli interventi a luglio, il mese di agosto, si facevano con procedura d'urgenza. Guardate, io ve lo dico anche al paese mio, sono stato 15 giorni, hanno cambiato l'edificio scolastico, se ne sono andati nell'ufficio comunale per garantire ai piccoli utenti una sicurezza e lavoravano nel mese di agosto. Quindi questo succede nei piccoli, non è governato dai marziani, è governato da persone che... Consigliere, ho finito e ringrazio la Presidente e tutti i consiglieri. Speriamo di invertire questo momento difficile per tutti noi. Grazie ancora. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Abbiamo finito la fase della discussione. Cedo la parola al consigliere Giannone, che ne ha facoltà per 3 minuti. Grazie. Sì, grazie. Solo per esprimere meglio il mio pensiero, quando ho detto e ho elencato punto per punto rispondendo, non era per dire che tutto fatto, tutto a posto, siamo coperti. Ho solo voluto evidenziare che tutte le azioni, gli indirizzi che quella mozione richiedono sono stati, diciamo, prima ancora che la mozione fosse presentata, messi in campo, dimostrando anche con ci sono anche delle evidenze, voglio dire, formali. Questo chiaramente non per indicare il fatto che l'azione, diciamo, dell'assessorato si è mossa, come era evidente che fosse, si è mossa già all'indomani della emanazione del documento tecnico del 28 maggio da parte della Protezione Civile. Chiaramente cosa ben diversa dal dire che è tutto fatto, cioè che abbiamo i risultati. Ovviamente la situazione di cui stiamo parlando è estremamente complessa, sono 145 scuole tra infanzia, nidi, scuola primaria, secondaria di primo grado, eccetera, nel nostro municipio, per cui è chiaro che c'è una complessità. Inoltre, ricordiamoci pure che c'è una complessità che deriva anche da un passato. Purtroppo io non è che voglio calcare la mano, però è evidente che se per anni i fondi destinati alla manutenzione scolastica andavano dai 3 ai 5 agli 800 mila euro, è normale, su 145 plessi, perché sempre quelli erano, è normale che si andata in affanno.
fortunatamente poi quando siamo arrivati noi siamo arrivati a 1.800.000, quasi 3 milioni con i tre appalti, gli accordi quadro, e quindi un po' ci si è rimessi un po' in carreggiata, ma chiaramente c'è tanto da fare. Chiaramente anche gli interventi dovuti alla anche gli stessi interventi richiesti sono andati a rilento proprio per il fatto che siamo ancora in una situazione emergente. Per quanto riguarda invece l'intempestività, scusate, il vocabolario mi aiuta in questo. Intempestivo significa che non avviene nel momento giusto. Che vuol dire che non avviene nel momento giusto? Sto dicendo un'azione, una mozione che indirizza un'azione di un assessorato che arriva il 27 di luglio, permettetemi, non so come chiamarla in altro modo, non può essere un qualcosa di tempestivo, perché tempestivo lo sarebbe stato il 29 di maggio, piuttosto che all'indomani dell'emanazione del piano scuola il 26 giugno, ma non il 27 luglio. Permettetemi, questa è una considerazione personale che faccio, fermo restando che è una mozione che pone l'attenzione su questi temi, però tuttavia io vi dico che questi temi, mozione o non mozione, erano stati attenzionati già dall'inizio, già da maggio, quindi scusatemi, è così, non si tratta di farne una polemica politica, ma è un dato di fatto. Ora, questo era per esprimere, diciamo, e chiarificare il mio pensiero. Non pretendo che venga accettato da tutti, però mi piaceva, insomma, avere la possibilità di esplicitare meglio quello che avevo detto nel mio intervento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giannone. Passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi in dichiarazione? No, non c'è nessuno per il momento. Allora, nel frattempo possiamo cambiare lo scrutatore, visto che il consigliere Toti è uscito dall'aula, se non erro, mi confermo. Sì, esatto. Scusate, no, mi è scappato un pulsante. Allora, nel frattempo possiamo sostituire il consigliere Toti che è uscito dall'aula come scrutatore. Il consigliere Giuliano, nuovo scrutatore, e poi se non erro deve fare l'intervento in dichiarazione di voto, perché vedo una manina, giusto? Sì, consigliere Giuliano ha alzato la mano. Consigliere Giuliano. Grazie dottoressa, grazie presidente, però lei così mi ha bucerato e mi fa fare anche lo scrutatore. Allora se io non faccio più l'intervento, non faccio più lo scrutatore. No, lo faccio uguale, vabbè. Grazie, un voto, prego, a 3 minuti, grazie. Ma li voglio buttare così questi 3 minuti, mi fa simpatia. Allora, volevo solo esplicitare il nostro pensiero di voto. Perché? Perché comunque, da quello che ho detto prima, non dovremmo neanche votare. Perché comunque le colpe, no, diciamo, se ci sono, le confusioni sono a tutti i livelli, per cui, no, come Fratelli d'Italia, no, ne siamo convinti. E però fermo restando che tra tutto la bontà del ragionamento e la qualità ovviamente dell'argomento chiede appunto di essere istituzionalmente corretti, per cui io e il collega Carlone voteremo a favore nonostante tutto i grossi dubbi che anche questa posizione ovviamente che deriva come se cascasse dal cielo così, mentre appunto ci sono delle partenze politiche ben precise dal nazionale a scendere. Infatti la precisazione che appunto quando si dice che l'ha detto pure Digidio, il collega Lazzolini abballa, ma chi di dovere dovrebbe evitare di farla ballare la zumba, perché se no si è complici politici, no?
o si è d'accordo per evitare una crisi politica a discapito del risultato e a discapito di tutte quelle famiglie che usufruiscono degli istituti scolastici. Quindi è vero, però nessuno fa nulla. Ok. E poi un'altra cosa che invece noto, che sempre il collega Di Giglio ha detto e con quale sono d'accordo, che questa situazione purtroppo, per quanto ci riguarda, questo consiglio e in parte l'opposizione, è figlia del fatto che da quando c'è stato il lockdown e successivamente, quindi da dopo le restrizioni minori che ci sono state, i rappresentanti istituzionali che siamo noi non hanno fatto una vita istituzionale di municipio, per cui quando ci vediamo da questo televisore, ok, dalla TV, non è che possiamo comunque riuscire ad ottimizzare il nostro ruolo. Questa è una grossa mancanza, stato un grosso problema, perché appunto, non frequentando l'attività politica in un certo modo, è normale che comunque la giunta si è riunita, comunque la giunta e gli assessori hanno lavorato e sono andati in municipio, comunque alcuni consiglieri di maggioranza hanno comunque frequentato il municipio, però noi, tra virgolette, ci siamo limitati alle videoconferenze, alla TV, diciamo, di Stato, al fatto che ci vediamo nel quadretto, e quindi anche questo fatto di non aver potuto comunque essere presenti in un certo modo, di poter lavorare come facevamo prima, non ci ha permesso di essere stati, come si dice, aggiornati in tempi più reali. E questo collega Di Giglio me lo deve ammettere. E avremmo anche potuto, ecco, ridurre comunque il discorso, diciamo, delle ferie per l'emergenza, ma è vero pure che c'è un discorso, diciamo, di turnazione al quale dobbiamo rispettare e al quale comunque dobbiamo dare adito che chi ci supporta come gli uffici hanno bisogno anche loro di un certo tipo di riposo. Però questo è, e da questo punto di vista sono d'accordo con Di Giglio, aspetto che lui faccia il suo intervento in dichiarazione, così possa anche dire questo. E però tra tutte le confusioni ci sentiamo di dover appoggiare comunque questa mozione, e di sicuramente Fratelli d'Italia in Campidoglio sta facendo un'azione molto forte nei confronti della sindaca, che comunque ha una responsabilità romana e un ritardo che comunque dovrà giustificare. Grazie. Grazie. Ha un altro intervento in dichiarazione di voto? Non ne abbiamo? No, non vedo prenotazioni. Consigliera Vitrotti? Quindi. La consigliera Vitrotti. Ah, prego, consigliera. Presidente, grazie. Il gruppo del Partito Democratico, ovviamente avendola sottoscritta, ma conferma il suo voto favorevole, però è opportuno tenere, diciamo, presente anche almeno una parte delle motivazioni che magari sono sfuggite nell'intervento che ho fatto. Credo che invece sia proprio tempestivo il tempo, diciamo, invece che abbiamo scelto ancora o che abbiamo ancora a disposizione per approvare questa mozione. Perché? Prima di tutto perché le stesse precisazioni che ci sono state ci dimostrano che al di là dell'indirizzo però non è stato, diciamo, completato un percorso, si è in itinere, si sta lavorando, si sta facendo, insomma, cioè lo stiamo lavorando solito. E questo contribuisce a dare alla mozione stessa una sua forza, perché è evidente che un indirizzo di consiglio rafforzerebbe, e mi chiedo ancora come la maggioranza non abbia potuto pensare a un passaggio consigliare, vista e, diciamo, confermata da tutte le forze che si sono espresse la delicatezza di questo tema, perché è una, diciamo, anche una necessità che ha la stessa maggioranza di condividere dei momenti, delle scelte e delle responsabilità che sono molto complesse. E ritengo che ci sono alcuni punti, ne citava uno per tutti e sono molto d'accordo con quello che diceva il consigliere De Giglio, è necessario
creare un lavoro anche tra le commissioni, permanente, che permetta anche agli assessorati e a tutti i consiglieri che non sono, per le motivazioni che conosciamo, ancora presenti o più presenti nelle diverse commissioni, o sono presenti in modo diverso, come rappresentanza diversa nelle diverse commissioni, abbiano però a disposizione quelle informazioni che ogni consigliere deve avere, perché sennò diventa, diciamo, un'interlocuzione singola tra l'assessore e il consigliere, oppure bisogna fare un'interrogazione. Insomma, credo che sia necessario oggi e importante portare, diciamo, una discussione non solo in consiglio, ma anche, diciamo, in una formula nuova, che permetta un po' a tutti di conoscere quello che si sta facendo, di avere delle informazioni dirette, di acquisirle con una certa rapidità e con una certa sveltezza, perché se non siamo, diciamo, non abbiamo capito che, diciamo, oggi non ci possiamo permettere di aspettare il mercoledì o qualche interrogazione del martedì o del giovedì, o di passare per qualsiasi altra nostra buona azione, non stiamo capendo che domani ci potrebbe essere di nuovo la sollecitazione di famiglie, una preoccupazione che noi, nel nostro piccolo, per carità, senza, diciamo, metterci, diciamo, chissà su quale livello, possiamo però contribuire a dare quella giusta informazione, a creare quel clima che aiuti anche, diciamo, la popolazione scolastica, le famiglie e chi sta, diciamo, in questo momento seguendo queste vicende, non solo dai giornali, non solo dai social, non solo dal sito istituzionale. Che questo non avvenga dentro il consiglio, e per questo io credo che sia importantissimo ancora una volta fare un passaggio di consiglio, e spero che questo non sfugga a nessuno, tanto più alla maggioranza. Io credo che sia il momento ancora giusto per poter dare quell'indirizzo che è espressione di tutto il Consiglio Municipale del settimo municipio. Quindi ribadiamo con questo il nostro voto favorevole. Grazie, consigliera Di Grotti. Consigliere Di Giglio, in dichiarazione. Prego, è scritto il consigliere Di Giglio, perfetto, prego. Grazie, Presidente. No, io ovviamente confermo, ovviamente avendo sottoscritto la mozione, il mio voto favorevole, e ringrazio nuovamente anche, insomma, tutte le forze che dall'opposizione hanno visto la ratio ultima, e ripeto, ovviamente, quando ho fatto solo come precisazione riferimento al non stoppare i lavori ad agosto, chiaramente capisco perfettamente quello che diceva il consigliere Giuliano, quindi è chiaro che bisogna garantire anche a chi ci supporta, diciamo, giustamente, quindi su questo condivido assolutamente la possibilità di non avere un lavoro, insomma, non stop. Infatti, secondo me, insomma, bisognava forse dal fine luglio, visto anche il lungo periodo di stop che abbiamo avuto in cui non ci siamo riuniti, prima di trovare questa modalità, diciamo, in tutti i municipi e al comune, questo, ripeto, secondo me essere fondamentale, trovare anche per il futuro, insomma, modi di non allontanarci per più di 10-15 giorni dalle nostre attività, anche perché siamo all'ultimo anno di mandato ed è un anno che però non è stato, come dire, un anno semplice, quindi è un anno un po' speciale come ultimo anno di mandato, quindi dovremo affrontare delle cose speciali e quindi pensare anche alla nostra organizzazione in maniera speciale. Questa ovviamente è una mia suggestione. Su quello che dice la Vitrotti, io, la consigliera Vitrotti, ovviamente non posso che riconfermare il mio accordo totale, nel senso, come una cabina di regia permanente, intercommissioni, in cui noi possiamo, non come appunto quid legato a ogni atto che uno presenta, avere qualcosa da portare a casa, da dire alle persone che incontriamo sul territorio ogni giorno, ma no, quindi non dover presentare ogni volta un atto, perché sennò a questo punto è una scelta, se questa è la modalità di essere informati, noi bombardiamo tutto quello che è possibile fare, però non è corretto, perché si incastra anche il lavoro, poi se è così folle, bisognerebbe trovare il modo, attraverso una convocazione, se serve, più frequente delle commissioni, un'aggiunta di commissioni congiunte, per riuscire ad arrivare a Dama su queste informazioni che non abbiamo. Io veramente non lo dico con piacere, ma sono stato veramente in affanno e ancora oggi lo sono,
su veramente livello informativo. Quindi spero che non sia l'ennesimo appello che va nel vuoto e che si possa, visto che ne abbiamo gli strumenti, in settembre siamo ripartiti, convocare molto di più le nostre sedi per riunirci e capire, confrontarsi anche tra più commissioni come una cabina di regia permanente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Regidio. Ulteriori interventi in dichiarazione di voto? Ovviamente per i gruppi rimanenti. Se non ci sono, mi conferma, dottoressa? Non c'è nessuno. Se non sono, quindi allora passiamo alla votazione nominale. Posso fare io la no, vedo. C'è Giannone, il consigliere Giannone do la mano. Sì, sì, prego. Sì, sì, consigliere Giannone? Sì, sì, ecco, grazie. Da qualche secondo fa la sua manina. Sì, sì, stavo provando. Allora, ribadendo che insomma il tema è sicuramente importante e quindi diciamo, apprezziamo anche lo sforzo e quindi diciamo, l'interesse, benché come dicevo arrivato in chiusura dei lavori di consiglio, benché io avessi fatto una riunione di commissione all'inizio proprio quando abbiamo ripreso, in cui avevo chiesto anche ai commissari di lavorare sugli spazi eccetera. E il gruppo Movimento 5 Stelle invece si asterrà per i motivi per cui ho elencato, si asterrà perché tutto ciò che la mozione impegna e sono tutte azioni già avviate, sul cui esito noi ci auguriamo si possa dare buone notizie, ma chiaramente ciò non è scontato, come dicevo, dalla complessità della situazione delle nostre scuole e dalla complessità proprio strutturale delle scuole stesse. Pertanto ci auguriamo che si possa riuscire a dare il massimo supporto alle scuole, fermo restando che, lo dico ma lo ricordo, ma insomma tutti i consiglieri sanno bene che poi la parte diciamo di responsabilità maggiore ce l'hanno chiaramente i dirigenti scolastici, ce l'ha il comune con le POSES. Noi abbiamo una responsabilità altrettanto importante che ci prendiamo e che vedo essere stata già presa a piene mani dall'assessore. Domani ci sarà questa commissione, per cui questo coordinamento in sostanza sarà tutta una serie di commissioni che faremo sul tema. Se ricordo anche che la presenza in commissione significa anche tempo che deve essere diciamo, utilizzato sia dagli uffici sia da assessore per partecipare, il che non è una cosa cattiva, ci mancherebbe, ma deve essere anche dosato, quindi chiedo a tutti i consiglieri di avere anche un po' di pazienza, perché non si può pretendere di avere in commissione tutte le settimane gli uffici, perché altrimenti poi dopo diciamo ci potrebbero essere dei ritardi, e quindi non vorrei che insomma come presidente essere additato come un qualcuno che introduce ritardi nel processo, che già è complicato. Pertanto le commissioni ci saranno su questo tema e seguiremo lo svolgersi delle attività di riavvio. Se non sono state fatte in passato è perché tutto era molto magmatico, si doveva ancora decidere, i presidi ancora non hanno ben chiare le idee, si stavano facendo le attività di ricognizione sia sugli spazi sia sugli interventi. Per questo ho preferito in qualche modo lasciar lavorare l'assessorato e gli uffici in modo completo e congiunto. Da domani inizieremo a monitorare le attività in modo da poter eventualmente dare indicazioni, se mai fosse necessario, di indirizzo sul procedere in un modo piuttosto che in un altro. Questa è la motivazione, diciamo, detto questo, ripeto, ribadisco che invece rispetto alla mozione, in qualche modo riteniamo essere
così superata nella sua, nei suoi effetti, e pertanto il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giannone. Se non erro, il consigliere Ciancio voleva fare una dichiarazione di voto? Ho capito male? Sì, esatto. È giusto pure che la faccia. Non la sento bene. Mi sente? La sento pianissimo. Comunque, l'importante è che. Eccomi, ci sono. Dottoressa, grazie. Dunque, necessariamente la devo fare e dovevo ascoltare la dichiarazione di voto del presidente del gruppo 5 Stelle, proprio per quello che ci siamo detto e dell'importanza che aveva questa mozione. Non può essere liquidata così, dicendo, raccontando questa roba, perché mi vedo costretto a dire che è meglio un grammo di lealtà che un chilo di furbizia. Lo dico tante volte. Io sono stato costretto a mandare una nota al Campidoglio per l'urgenza, perché in prima battuta mi si è fermato dicendo che io l'ho presentata non nelle 48 ore, perché il sabato e la domenica non erano conteggiati. Quindi ci siamo ritrovati, quindi dicendo la verità delle cose, per questo mi sono molto molto avvilito rispetto alla situazione. Io ho dovuto scrivere una nota in cui chiedevo se il sabato e la domenica erano conteggiate nel tempo. Ma certo che lo erano conteggiati, cioè mi è stato detto non discutiamo la mozione perché non è arrivata in tempo. Per la seconda volta ho scritto e il dipartimento, cioè il segretariato, ha risposto puntualmente dicendo che ho ragione. Quindi in tempestività da parte mia mi sono scomodato anche a scrivere al segretariato. Quindi ricordate bene, quindi adesso non ve la potete cavare con un voto di astensione. Dice l'astensione vale come un voto contrario, prima e dopo. E io mi fermo qui perché sono stanco di ribadire ogni volta delle piccole, grandi, non so dire neppure se siano necessarie queste bugie. Apprezzo molto di più la battaglia politica che fanno le destre dicendo delle cose che inevitabilmente devono dire, ma essere protagonisti di quello che potrebbe essere il cambiamento e nascondersi dietro un dito dicendo che questa mozione è intempestiva perché oramai avete fatto tutto. Ma che stiamo a scherzare, ci prendiamo in giro? Basi, io mi taccio qua, naturalmente affermo e ringrazio tutti quelli che hanno votato, chi vorrebbero votare liberamente questa mozione, perché non si sentono rappresentati più dai voti che stiamo vedendo. Assolutamente no, perché non può essere che una mozione che parla puntualmente di almeno 3.1, io capisco che una maggioranza possa dire accordiamo in parte un punto, due punti, zero, cioè, ma rigettare perché noi abbiamo fatto tutto e poi è giovedì e ancora non hanno fatto manchi i bagnetti alla Garduccia, neppure la disinfestazione. È una cosa insopportabile, per cui il mio voto sarà positivo. Ringrazio tutte le forze politiche che si sono, come dire, sono adoperate per farla passare e ci fermiamo qua. Ringrazio comunque il Presidente per quello che farà in Commissione e mi auguro sempre che possa andare tutto bene nel giusto valore che ha la scuola e i nostri figli. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Prima di passare alla votazione nominale dirò semplicemente due parole. Le vorrei ribadire che l'atto presentato, sia la mozione urgente, ha seguito l'iter come da regolamento. Infatti è stata chiamata immediatamente un capigruppo, una conferenza di capigruppo, ed è stata discussa l'urgenza. Grazie, passiamo alla votazione nominale. Prego, dottoressa. Grazie, presidente. All'Abiso. Astensione. Ariano. Forse mi sentite? Sì, la sentiamo, consigliera. Astenuta. Mi astengo. Candigliota.
Astenuto. Carlone. Favorevole. Ciancio. Favorevole. De Chiara. Astra. Egidio. Favorevole. Giannone. Mi astengo. Giuliano. Sono favorevole. Guido. Astensione. Burnella. Consigliere Gunnella, deve attivare il microfono. Astenuto. Grazie, consigliere. La Zazzera. Astensione. Pompei. Astenuto. Sì, ho sentito. Astenuto. Grazie, consigliere Pompei. Principato. Astenuto, grazie. Rinaldi. Astenuto, grazie. Consigliere Tosatti. No. Triputi. Astenuta. Vitrotti. Favorevole. Vitoli. Astenuta. Allora, con 5 voti a favore e 13 astenuti, la mozione si intende non approvata. La ringrazio, dottoressa. E come vi avevo accennato all'inizio dei lavori, c'è da esprimersi sull'urgenza, un requisito di urgenza su un atto che è stato una mozione che è stata presentata dai consiglieri. Un attimo, che ecco, a firma dei consiglieri Ciancio, Vitrotti, Biondo, Gugliotta, D'Egidio. Una mozione urgente relativa a misure urgentissime per la riapertura del servizio anagrafico della sede municipale di via Tommaso Fortifiocca nella Villa Lazzaroni. È stata ovviamente presentata in conferenza di capigruppo, ma non avendo raggiunto un accordo unanime, ovviamente si rimette alla votazione dell'Aula. Quindi io adesso do 3 minuti. Al consigliere che è a favore. Grazie. Grazie, presidente. Prego, prego, consigliere Ciancio. Dunque, anche questa è una mozione a parere di molti cittadini che ogni mattina telefonano per avere servizi nella sede di Tommaso Fortifiocca, invece hanno l'amara definizione che la sede del municipio è chiusa. Quindi che cosa evidenzia questa mozione urgente? Che quanto ci ha affermato il direttore nella conferenza di capigruppo, dicendo che c'è una direttiva da parte del Dipartimento Risorse Umane, non comprende i municipi che avevano 2 sedi, ma si riferisce a qualcos'altro. Di fatto evidenzio che nel primo municipio Circonvallazione Trionfale funziona, quindi nel primo municipio le sedi che erano 2 sono rimaste 2. Allora, 2 pesi, 2 misure. Ritengo che un municipio che ha gli abitanti pari al nostro, un municipio che ha un'estensione pari alla nostra ed è menzionata puntualmente, non possa prendere una decisione sulla base di una nota che arriva dal Dipartimento con queste modalità. Noi abbiamo il diritto di pensare che i servizi di prossimità come quello di Villa Lazzaroni devono essere assolutamente ripristinati, riaperti velocemente, proprio se, altrimenti invito i consiglieri a visionare quante telefonate arrivano la mattina
all'ufficio, relazioni col pubblico. Quindi io non vado a leggere per adesso la mozione, che è una mozione dettagliata, puntualmente, sono è arrivata. È finita? Sì, deve concludere. No, comunque la mozione è arrivata a tutti i consiglieri. Quindi l'hanno letta. Io mi vedo, sarei dall'avviso, e non mi costringete a farlo, a chiedere un quesito al Dipartimento. Semplice, un semplice quesito rispetto se in quella frase dove citano semplicemente unica sede della struttura, se unica sede della struttura si riferisce a chi ha due sedi oppure erano per le sedi decentrate. Quindi io ritengo che al pari del primo municipio non c'è l'urgenza, ma c'è una condizione di insopportabile più. Le persone di Porta Metronia non raggiungono più il municipio. Quindi, ripeto, questa è una mozione che vuole ripristinare, dico solo, racconto solo un rigo, ripristinare il servizio anagrafico di Villa Lazzarone con un piano straordinario. Tra parentesi, avevano chiesto all'inizio il plexiglass sui banconi. Il plexiglass c'è, l'hanno fatto, allora la spesa l'hanno fatta e adesso non riaprono. Quindi questo è un punto fondamentale. Nelle condizioni del protocollo Covid, io ritengo che ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze dei cittadini, e per questo abbiamo presentato, ringrazio che non è una mozione fatta da me, ma consigliere, sia gentile, consiglieri anche Vitrotti, Biondo, Curiosa e Degidio. Credo che ci siano tutte le condizioni dell'urgenza, sono raccontate e scritte puntualmente nella mozione. Grazie. Bene, adesso do la parola al consigliere contrario. Grazie. È iscritto a parlare il consigliere Guido Roy Andrea, prego. Sì, Presidente, mi sentite? Sì, sì, prego. Sì, grazie. Sì, allora, alla seduta della Capigruppo che è stata citata, ero presente pure io in qualità di capogruppo della maggioranza. Ho ascoltato anche io il direttore Menichini, che ci spiegava la situazione degli uffici, sia su Cinecittà sia su Fortifiocca. E diciamo, questo aspetto amministrativo dell'anagrafico di Fortifiocca, che ci ha più che altro gestionale, che ci ha spiegato il direttore Menichini, a me è sembrato piuttosto chiaro. Anzi, il direttore per noi rappresenta proprio il segretariato nella sede decentrata, che è quella municipale, e ha spiegato perfettamente come, in base a questa circolare, su cui lui si assume la responsabilità, perché è lui che gestisce l'aspetto amministrativo proprio del municipio, cioè nonché gestionale, afferma il mantenimento di una sede su due per quanto riguarda e alcuni servizi, tra cui l'anagrafico, che non è chiuso a Fortifiocca, come ci ha specificato lui, ma è aperto su appuntamento. Quello che è stato detto nella Capigruppo è che ci sono dei problemi, cioè di ordine di comunicazione per la prenotazione, con dei contatti sbagliati magari sul sito, e su questo ha già detto che si impegna immediatamente ad andare in soccorso di questa questione, cioè per risolverla. E aggiungo inoltre che questo argomento dell'anagrafico di Fortifiocca, dello spostamento degli uffici, è un argomento che di tanto in tanto torna in auge, perché è un cavallo di battaglia piuttosto battuto. In realtà, poi non voglio tanto entrare nell'ambito specifico della mozione, però giusto per spiegare quello che il direttore ci ha spiegato a noi più volte, e cioè che gli uffici tecnici ci sono stati già accorpati a Cinecittà, che i servizi primari come l'anagrafico e altri sono presenti anche su Fortifiocca. In questa fase di sicurezza Covid e post-Covid che il direttore ci ha spiegato e a livello amministrativo, questa è la soluzione che ha adottato. Chiudo dicendo che chi ha presentato questo atto nella conferenza dei capigruppo, e io ci ho tenuto a far mettere questa cosa a verbale, ha anche detto in realtà che non c'è un pericolo immediato. E allora io mi chiedo, perché stiamo oggi qua discutendo e votando una motivazione urgentissima, quando chi ha presentato l'atto ha definito, cioè, e ha definito questa questione di pericolo non immediato?
Queste sono domande, è una domanda aperta ovviamente, che mi pongo, ma che pongo a tutti voi. Pertanto noi, per il gruppo che rappresento, io che sto un po' rappresentando la parte del no, c'è della non urgenza, confermo questo aspetto, confermo che le spiegazioni sono state esaustive da parte della parte amministrativa, e in questo senso e anche chi ha presentato ha detto che non ci sono pericoli immediati in questo senso, quindi va benissimo che discutiamo l'atto, si voterà probabilmente nella seduta di consiglio successiva, ma non capisco questo carattere urgentissimo, come già ho spiegato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Guido. Bene, allora passiamo alla votazione nominale. Grazie, dottoressa. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Alabiso. Eccomi, non urgenza. Quindi contraria? Non urgente. Quindi contraria, sì. Grazie. Ariano? Scusate, mi sembra che sia riaperto il... non capisco se... Mi sentite? Noi la sentiamo, consigliere. Sì. Certo, grazie. Sì, contraria all'urgenza. Grazie. Grazie. Candiglioda? Contrario. Ciancio? Favorevolissimo. Non ho detto che non ci sono pericoli. Dichiara? Contraria all'urgenza, grazie. Ho sentito? Sì, sì. Contraria all'urgenza, grazie. Di Egidio? Favorevole. Giannone? Contrario all'urgenza. Giuliano? Giuliano non è più connesso, come no? Vabbè. Guido? No, non ve l'ho più connesso. Contrario, Giuliano. Guido, grazie. Contrario, grazie. Bonnella? Contrario. La Zazzera? Contraria. Pompei? Contrario. Principato? Contrario all'urgenza, grazie. Rinaldi? Contrario, grazie. Tripputi? Contraria. Vitrotti? Velocità in corso, non so però se io ce l'ho aggiornato. No. Consigliera Vitrotti? No, forse la vedo. Favorevole all'urgenza. Ah. Grazie, consigliera. Zitoli? Grazie. Contraria all'urgenza. Allora, con 3 voti favorevoli e 13 contrari, diciamo un eco, la mozione non viene valutata l'urgenza della mozione, quindi. Grazie, dottoressa. Bene, l'ultimo appunto, se intendono approvati i verbali numero 10, 11 e 12 rispettivamente delle sedute del 28, 29 e 30 aprile del 2020. Beh, possiamo chiudere qui il consiglio, sono le ore 16:58, mi conferma dottoressa? Bene, 16:58, allora. Quindi interrompiamo la registrazione. Perfetto, 16:58, grazie.